Buonasera, ben trovati. Ricominciamo anche i nostri incontri di astronomia. Vedete subito che siamo collegati con la dottoressa Pia Astone, che salutiamo, quindi andiamo subito in diretta. Grazie Pia per essere venuta qui in diretta con noi. Benvenuta. Grazie a voi per l'invito. Allora, approfitto per ringraziare anche Italo Alfieri, che vedo che è collegato, perché se questo collegamento esiste è perché è stato lui a farlo tramite, quindi grazie a Italo. Parleremo di onde gravitazionali, di multi-messenger astronomy, però prima ecco, vogliamo un attimo conoscere la dottoressa Pia Astone, quindi qual è il ramo d'applicazione, che cosa la tua carriera, in poche parole? Anche se è poco Beh, io riassumibile. sì, molto brevemente. E, beh, io sono al momento un primo ricercatore dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare qui alla sezione di Roma presso la Sapienza e sono docente di fisica sempre alla Sapienza. E praticamente lavoro alla ricerca delle onde gravitazionali da 4 anni dopo la mia laurea, cioè dal 1988, perché prima ho fatto un pochino altre cose nell'industria, radar, cose del genere, e poi sono stata chiamata qui dal gruppo di Roma, che devo dire, come poi vedrete nella presentazione, un pochino lo dirò, il gruppo storico dal quale è nata la ricerca di onde gravitazionali in Italia, il professor Amaldi, che poi insomma, è il padre fondatore del CERN. Mi chiamarono qui perché serviva una persona che facesse analisi dati, quindi ricerca di questi segnali piccolissimi su rivelatori che all'epoca erano molto diversi da quelli che abbiamo oggi. E quindi sono lasciato l'industria per venire qui, iniziando un'avventura molto complicata. Tutti mi dicevano: ma che fai? Vai a fare una cosa che comunque non porterà a nulla. Però a me l'idea di fare ricerca mi piaceva tantissimo, fin da bambina avevo questo in mente, quindi ho provato e da allora sono lì. La mia specializzazione è proprio l'analisi dati, cioè l'estrazione del segnale dal rumore. Quindi io mi occupo proprio di cercare di algoritmi con i quali riusciamo a tirar fuori questi in quello che è il rumore del rivelatore, che è una brutta bestia, insomma. Quindi hai cominciato nelle onde gravitazionali da quanto tempo più o meno? Dal 1988. E all'epoca ci pensavi Quindi ne ho che, viste un po' di tutti i colori. ecco, che arrivasse quest'anno? Ci pensavi all'epoca oppure? E devo dire no, nel senso che io ho sempre pensato che in qualche modo avrei contribuito ad una scoperta che prima o poi sarebbe arrivata, ma per me ero sicura che non l'avrei vista io, che l'avrebbe vista qualcun altro, però l'ho sempre fatto pensando, non fa nulla, la scienza funziona anche così, cioè ognuno di noi poi è un piccolo pezzo di un puzzle, qualcuno questo puzzle lo comporrà, ma e io avrò contribuito e ne sarò stata una parte e ho sempre cercato di darmi molto da fare per lasciare qualcosa, ma sinceramente ero convinta che no, che l'avrebbero visti i rivelatori, non questi avanzati di adesso, ma i prossimi, la prossima generazione. E, però siccome appunto, ripeto, poi le problematiche sono tante e si capisce, si procede veramente per piccoli passi, per me andava anche bene così, insomma, ecco, non, e quando è arrivata la notizia dell'evento, vi dico subito che quando è arrivata la famosa mail, guardate questo segnale, che fu mandata da Marco Drago, no? Che voi conoscete, è arrivata subito questa mail. Sapete io che ho fatto? Ho detto: ok, va bene, un altro fake, ho continuato a fare quello che stavo facendo. Affidabilità zero, quindi avevi dato No, il come punto è abbastanza delicato, forse lui ve l'ha raccontato. Noi avevamo anche questa procedura di con la test. quale facci di test, per cui mettiamo segnali che non sono quelli, diciamo, che sono quelli aspettati. E con delle procedure. Di solito quando c'è questa baracca in funzione, noi siamo avvertiti, cioè sappiamo che potrebbe esserci o non esserci un segnale. E in quel caso sapevamo che la cosa non funzionava, i segnali non c'erano, però il mio dubbio è stato: ma forse vogliono veramente testare la nostra capacità non solo scientifica, ma anche veramente di nervi in testa? E quindi non ci hanno detto che il test era in corso, lo stanno facendo. E ci ho messo un pochino a convincermi che invece era vero, non c'era nessun test in corso. E ho cominciato a crederci sempre di più quando poi ho cominciato a lavorarci proprio di più sopra, perché poi dopo un pochino è stata messa su tutta una procedura, e anche per gestire
e capire veramente l'affidabilità del segnale e poi per scrivere l'articolo. E quindi mi sono stata chiamata ad essere parte del gruppo delle 6 persone che hanno coordinato la scrittura dell'articolo. E lì ho cominciato, diciamo, beh sì, a crederci di più, perché ho cominciato, insomma, a valutarne un pochino bene tutti quanti gli aspetti. E quindi diciamo che è stata un pochino un'escalation, però ecco, ci ho messo un po', ma la verità è che ci vorrebbe troppo forse a raccontarlo. Io, venendo appunto da esperienze di tanti anni, ho visto veramente anche annunci falsi fatti da noi stessi nel nostro settore con i rivelatori precedenti, falsi non perché sbagliati, ma comunque diciamo cose in cui pensavamo di aver trovato qualcosa e poi invece non era vero, e questo ci ha anche portato a dei danni, tant'è che io stessa, e quando ero ancora molto giovane, nei primi anni, fui mandata per qualche mese da un professore americano a collaborare, ma in realtà il motivo che c'era dietro era che avevano scritto un articolo contro di noi, contro il nostro gruppo, sostenendo che un certo risultato era falso e bisognava trovare un pochino un contatto che è stato trovato. Io gli ho spiegato una serie di cose, ci siamo chiariti, però insomma, ecco, io ho un pochino questo passato in cui... L'armonia è tutto, come si dice. Sì, no, ma in cui comunque si sapeva che la cosa era molto difficile e spesso sembrava che si trovasse qualcosa e poi in realtà non era vero. Ora è chiaro che adesso la situazione è completamente diversa, perché le sensibilità di quei rivelatori non erano minimamente paragonabili a questi, cioè proprio non ordini di grandezza e di sensibilità peggiori in sensibilità, quindi chiaramente con le stime proprio non c'eravamo, mentre invece con questi noi sapevamo di essere arrivati ad una sensibilità tale che qualcosa si sarebbe potuto cominciare a vedere. Quindi la situazione era diversa, però insomma il mio passato era molto di ok, fai attenzione. Allora, I bene, bene. giovani l'hanno vissuta diversamente, molto diversamente. Immagino. Allora, intanto chiedo agli amici dello staff se ci sono domande sugli altri canali di farle convergere sulla chat e dico anche che è possibile far domande scrivendo su WhatsApp, Viber, Telegram 338 16 70 432, 338 16 70 432. E possiamo cominciare questo viaggio, insomma. Bene, allora io, come ormai avrete capito, vi racconterò un pochino la storia di questa scoperta, cercando ovviamente di semplificare in modo, cioè di usare un linguaggio che sia abbastanza adeguato, ma cercherò anche di andare abbastanza nei particolari per farvi capire anche il lavoro che c'è dietro e le difficoltà poi di questo esperimento. E più avanti poi invece vi racconterò che cosa vuol dire questa frase, la nascita dell'astronomia multimessager, perché veramente adesso, a 100 anni dalle previsioni di Einstein, possiamo dire che l'astronomia multimessager sia davvero, davvero nata. Con questa prima slide vedete, oltre a delle immagini scenografiche, insomma, di questi segnali gravitazionali, vedete le foto aeree dei 3 rivelatori. Attualmente, diciamo, in funzione Virgo, che è il nostro a Cascina, LIGO ad Hanford e LIGO a Livingston. E ecco, questa è una foto aerea in cui si vedono gli edifici centrali del nostro Virgo e un pezzettino dei 2 bracci di questo interferometro. Virgo ha iniziato la presa dati nel 2003. E finalmente nel 2017 ha visto il primo segnale, quindi comunque tanti tanti anni di lavoro. E vi voglio introdurre all'argomento con questo, con prima di tutto devo un big thank, veramente un grazie, e vi volevo far conoscere la figura di Adalberto Giazotto, che è venuto a mancare recentemente. E che è stato davvero il padre fondatore di Virgo, cioè senza la sua spinta l'interferometro Virgo non si sarebbe fatto. Guardatelo un pochino più da vicino con questo filmatino. Questa è la sala di controllo dove si vede che il rilevatore sta funzionando, si può agire per fare qualcosa se non funziona. Questi sono i bracci nella campagna pisana, si vedono anche dall'autostrada. Sono lunghi 3 km perpendicolari tra loro. Vedete il sito www.virgo.eu dove ci sono molte informazioni, filmati, foto e si trovano anche gli articoli.
L'UNESCO è costituito da, praticamente è formato su 6 nazioni europee che lavorano all'esperimento Virgo. Quando è nato eravamo solamente l'Italia e la Francia, poi piano piano negli anni si sono uniti anche altri paesi, quale l'Olanda, l'Ungheria, e proprio recentissimamente la Spagna e qualche anno fa anche la Polonia. Bene, iniziamo questo viaggio con un minimo anche di storia, perché in effetti ho detto dobbiamo ringraziare Giazzotto, ma dobbiamo ringraziare anche tanti altri personaggi, e ovviamente tra questi ho preso i più significativi, ovviamente Galilei, Newton ed Einstein. E il contributo di Galilei? Domande? No, dico abbastanza noti questi anche. Molto noti, infatti ho preso, diciamo, però adesso cercherò di farvi capire perché... Per esempio menziono Galilei, chiaramente il contributo di Galilei alla fisica è stato fondamentale, però diciamo la cosa che prima di tutto vi voglio ricordare, che sicuramente molti di voi già sanno, perché appunto è una cosa molto nota, è il famoso principio di equivalenza, che è ben rappresentato da questo filmatino. E poi appena vi parlo di Einstein vi spiego perché è così importante. Allora, in questo filmatino, guardatelo, questa è una grossissima camera, nella quale, vedete, si fa cadere una palla e una piuma e ovviamente non cadono insieme. Perché non cadono insieme? Vedete, ovviamente, perché non cadono insieme? Perché c'è la resistenza dell'aria che frenerà diversamente la palla e la piuma. Adesso viene tolta l'aria e vedete che succede. Exactly. Ecco, questo è il principio di equivalenza. Cioè, voi tante volte si racconta, no, che Galilei lanciava le cose dalla Torre di Pisa e queste cadevano insieme. Ovviamente se l'avesse fatto dalla Torre di Pisa non sarebbero mai cadute insieme, perché il principio di equivalenza ci dice che i corpi cadono allo stesso modo nella gravità, quindi ci deve essere solamente la forza di gravità. Questo è molto importante, perché questo è quello che Einstein aveva in testa e che voleva veramente capire, che quindi poi ha dato un grossissimo contributo alla sua, ovviamente, teoria. Dopo Galilei abbiamo detto Newton. Newton è stato praticamente quello che ci ha insegnato a mandare in orbita i satelliti ed è stato il personaggio che, tra le altre cose, ci ha insegnato appunto che il moto di un sasso sulla superficie della Terra poi è uguale al moto che la Luna fa attorno alla Terra, ossia che le leggi della fisica sono le stesse sulla Terra piuttosto che non fuori. Questo non è così banale, a noi oggi sembra davvero banale, no? Noi guardiamo il cielo e sappiamo che tutto quello che avviene in cielo avviene secondo leggi della fisica che noi, insomma, possiamo tranquillamente capire anche stando sulla Terra. E all'epoca non era così banale, la concezione di Aristotele per esempio era quella, no, di due mondi ben separati, la Terra e tutto quello che è attorno alla Terra seguono leggi completamente diverse. Allora lui praticamente fa questo esperimentino, guarda, quel sughero rappresenta la Terra e col cannoncino spariamo un sasso, non so se vedete la lineetta, sì, sì. Il sasso cade sulla superficie della Terra, se lo lancio un po' più forte ovviamente cade un po' più in là. Se adesso chiamo a lanciarlo uno molto forte, non so, ci vuole veramente Superman, e il sasso può sfuggire all'attrazione gravitazionale della Terra, nel senso uscire e cominciare a orbitare attorno alla Terra. Questo è esattamente quello che fa la Luna. E in sostanza Newton ci ha detto le cose vanno in cielo e in terra allo stesso modo. A questo punto Newton, partendo diciamo da queste cose, quindi in sostanza partendo dal principio di equivalenza di Galilei, ha formulato una teoria della gravitazione che appunto tutti conoscono e di cui adesso voglio semplicemente ricordare gli aspetti principali. Allora, la gravità di Newton è basata sul fatto che la forza di gravità è una forza. Vedete, qui ho disegnato per esempio la Terra e la Luna, quindi la Terra attira la Luna secondo una forza che dipende da questa G grande, che è la costante gravitazionale, dalle masse, va con l'inverso del quadrato della distanza. E in questo modo lui ha spiegato quelle che sono le leggi, diciamo, della fisica classica, cioè il moto dei pianeti attorno al Sole è regolato, diciamo, da queste sue leggi della gravitazione universale. Ovviamente non solo il moto dei pianeti attorno al Sole, quelli del nostro sistema solare, ma anche questo sistema del quale si è tanto parlato recentemente, Trappist 1 a 40 anni luce da noi, i pianetini attorno a questa stella seguono esattamente le stesse leggi che noi conosciamo bene. E in sintesi, lo spazio e il tempo sono due entità assolute e ben separate.
La luce va in linea retta, questo è quello che noi sperimentiamo tutti i giorni. La gravità è una forza e soprattutto l'accelerazione gravitazionale avviene istantaneamente. Tutto questo funziona, ovviamente, tant'è che viene ancora insegnato a scuola, però effettivamente non funziona sempre. Uno dei primi problemi è questo della precessione del perielio di Mercurio, ossia il fatto che l'orbita del pianeta Mercurio attorno al Sole effettivamente non segue esattamente quello che Newton diceva. Questo è solamente un piccolo esempio, e in sostanza diciamo che è passato del tempo e siamo arrivati ad Einstein, che vedete in questa vignetta spiega a Newton, beh, ma forse insomma le cose sono un pochino più complicate di così. Guardate che ci tengo a dire che questa vignetta è irrealistica per due motivi. Il primo lo capite subito, i due non si sono mai visti e quindi ovviamente. Ma l'altro è che Newton non era affatto un tipo facile. Aveva un caratteraccio, quindi se Einstein avesse davvero provato a dirgli qualcosa, lui non avrebbe avuto quella faccia mogia, ma secondo me la mela gliel'avrebbe tirata in testa. Arriviamo Sì, che le mele sono ad quelle. Einstein. Ah, sì. Ma c'è il povero Hooke, quello della legge di Hooke, che è praticamente morto di depressione a seguito dei litigi con Newton, quindi insomma, non era un personaggio facile. E vediamo allora quindi ad Einstein. Come molti ragazzi anche di questa generazione, poverino ha dovuto sopportare, diciamo, le parole della mamma che si preoccupava per lui, che pensava che lui faticasse ad imparare, però si è potuto poi vendicare, perché insomma è andato, le paure della mamma erano davvero infondate. Einstein nel 1905, che è quello che lui stesso ha chiamato l'annus mirabilis, ha scritto una quantità di articoli che, badate, io non so se tutti sapete apprezzare, ma veramente grande su argomenti diversi e tutti fondamentali. Ossia, per uno che fa questo mestiere, tipo noi scienziati, veramente scrivere articoli diversi e così importanti in un anno solo è davvero difficile. Quindi, insomma, effetto fotoelettrico, moto browniano, relatività ristretta e la famosa legge E uguale a mc quadro. E poi, non contento di questo, ovviamente poi è diventato il personaggio del secolo, quindi insomma la mamma poteva stare tranquilla, nel 1915 ha formulato la teoria della relatività generale. Ecco, quello che io ci tengo a dirvi è che io sono partita dall'esempio cioè dall'esempio della precessione del perielio di Mercurio per notare un problema pratico nel quale la teoria di Newton non funzionava. In realtà, però, quello che vi ho anticipato prima, ad Einstein della precessione del perielio di Mercurio non interessava granché, nel senso che lui sapeva che poi le spiegazioni avrebbero potuto essere tante. Quindi non era quello il suo problema, non ha iniziato a pensare al problema per spiegare un effetto specifico, perché lui andava oltre, lui voleva davvero capire questo principio di equivalenza, quindi perché una piuma e una palla cadono insieme nel campo gravitazionale. E quello che chiamiamo in termini diciamo più precisi l'uguaglianza tra massa inerziale e massa gravitazionale. Nel cercare di capire a fondo questo punto, e Einstein ha teorizzato che un corpo massiccio deformi lo spazio e il tempo e che il risultato è uno spazio-tempo curvo. Guardate questo filmatino, la Terra, diciamo che è questa palla blu con la sua luna, che è la palla bianca, si muovono attorno al Sole, non perché il Sole li attiri con una forza che li fa girare, come diceva Newton, ma semplicemente perché lo spazio è curvato in modo tale che il moto debba per forza essere quello. I risultati di questa cosa sono davvero pazzeschi. Lo spazio-tempo, abbiamo detto, è curvato e la luce adesso, che deve seguire per sua natura proprio il percorso più corto possibile per andare da un punto ad un altro, nel momento in cui lo spazio-tempo è curvato, non seguirà più una linea retta, ma ovviamente un percorso curvo che segue la curvatura dello spazio. E l'altra conseguenza fondamentale, e l'altra previsione, scusate, fondamentale è che le interazioni gravitazionali non sono istantanee, ma viaggiano alla velocità della luce. Guardate, è proprio questo, cioè il fatto che ci sia un limite di velocità che fa sì che lo spazio e il tempo non siano più due entità assolute e separate, ma si muovano assolutamente insieme. Io questo, diciamo, quando lo spiego ai bambini, ma mi permetto un attimo di dirlo anche a voi, faccio l'esempio del cartello di McDonald's, che sta pure a Via del Corso. Quando voi camminate per Via del Corso e vedete McDonald's 10 minuti, e
A nessuno viene in mente di fermarsi e aspettare 10 minuti e sperare che McDonald's passi. Ovviamente tutti capiamo che a una velocità data, quindi a una velocità costante, ci vogliono 10 minuti per arrivare. Ecco, è questo il concetto. Nel momento in cui metto un limite alla velocità, ho un legame tra lo spazio e il tempo. Nella teoria di Newton, in cui l'interazione era istantanea, questo legame tra lo spazio e il tempo non c'era più. Non c'era assolutamente. A questo punto, detto in forma più complicata, e poi ve lo spiegherò in una forma molto più semplice, siamo arrivati alla famosa equazione di Einstein, che è un'equazione che vista così forse sembra un pochino complicata, ma il motivo per il quale mi piace metterla e penso che possiate capirla è perché in realtà noi dobbiamo solamente capirne la struttura. Allora, la cosa bella è che c'è questo G grande, che è proporzionale a questo T grande. Guardate le due frecce rosse che io ho messo. La costante di proporzionalità è la costante di gravitazione, questa G grande, diviso la velocità della luce alla quarta potenza. E questo è un numero molto molto piccolo. Proprio numericamente la velocità della luce è molto grande, invece la costante di gravitazione è molto piccola. Allora, ma questo, il fatto che quello sia uguale all'altro, mi dice che c'è un legame tra due grandezze. E la G grande rappresenta questa struttura dello spazio-tempo, quindi questo tappeto elastico curvato, queste righe bianche che vedete sotto curvate, mentre invece T grande rappresenta la materia, quindi quella massa che sta in questo spazio-tempo, quindi il Sole che sta nel suo spazio-tempo. Allora, l'equazione praticamente mi dà questo legame, cioè lo spazio-tempo, quindi la G grande, dice alla materia, cioè alla T grande, come muoversi. Ma è la materia che a sua volta dice allo spazio-tempo come curvarsi. E questa è la base della complessità poi matematica dell'equazione, della non linearità, dicono diciamo i più esperti, dell'equazione. Quindi in sostanza la complessità della cosa nasce appunto proprio da questo, e questa frase, diciamo, se voi la capite, la fate vostra, vi spiega molto di quello che succede nella relatività generale. Questa è una spiegazione, diciamo, data da Sir Archibald Wheeler. In sostanza, Einstein ci ha detto che la gravità è geometria dello spazio-tempo. E questa è la spiegazione facile. Quindi la gravità è giusto geometria, per cui ricordiamocelo, perché la geometria non ha mai ucciso nessuno, a parte forse qualche studente quando è stato interrogato non l'aveva studiata. E insomma, in certe situazioni ricordarci questo potrebbe esserci di aiuto. Bene. Andiamo avanti, e così entriamo più nel vivo di quello di cui dobbiamo parlare oggi. 1916, quindi passa un altro anno, e Einstein, studiando appunto quell'equazione di prima, predice l'esistenza delle onde gravitazionali. È chiaro che siccome l'equazione è complicata, lui fa delle assunzioni, quindi in un certo senso le linearizza, ossia leva, diciamo, i termini più complicati e mantiene solamente quelli che veramente contano, e arriva, questo lo dico per chi ha un pochino di nozioni di fisica, a un'equazione che è questa che vedete qui in basso, adesso ve la segnalo così, che è la classica equazione di propagazione delle onde, quella che chiamiamo l'equazione di D'Alembert, è la stessa che poi è alla base della propagazione delle onde elettromagnetiche, quelle che noi conosciamo, solo che gli attori principali sono diversi, qui c'è questa H piccolo, anziché esserci un campo elettrico o un campo magnetico. Vedete questo C qui vuol dire che queste onde viaggiano alla velocità della luce, e questo è fatto appunto in una situazione in cui questo spazio-tempo, che era dato da quella grandezza che abbiamo chiamato G, le cui componenti sono queste G piccole, può essere scritto come, scusate che non so perché mi è andata avanti, come quello che noi avremmo in uno spazio-tempo non curvato, questa G0, più una piccola perturbazione, questa H, che è molto molto minore di 1. In questa situazione, quell'equazione di prima, ovviamente in assenza della parte T grande, che è la parte di materia, perché adesso stiamo parlando appunto dell'onda che viaggia e quindi al di fuori della materia che l'ha creata, diventa appunto la famosa equazione delle onde ed è stato facile, dopo averla scritta così,
capire quindi che si generano queste onde gravitazionali e anche quali sono le loro caratteristiche. Sono in sostanza quindi un qualcosa, delle fluttuazioni che si propagano nella curvatura dello spazio-tempo, vengono emesse da distribuzioni di massa violentemente accelerate, e la cosa bella è che portano informazioni dirette sul movimento che le ha generate. Quindi qui vedete una rappresentazione di qualcosa tipo due oggetti che ruotano velocemente e generano queste onde. Questa è l'onda che è fatta in questo modo, e questa particolare conformazione si dice è un'onda di tipo trasversale, cioè l'onda oscilla su un piano ortogonale a questo. Qui sta viaggiando in questa direzione, e l'H piccolo è su queste due direzioni ortogonali. Ora ne riparliamo. Ecco, visto che le onde elettromagnetiche sono quelle, diciamo, con le quali abbiamo tutti familiarità, perché le usiamo chiaramente continuamente tutti i giorni, vediamo un pochino le uguaglianze e le differenze. Tanto per cominciare, vedete sotto Maxwell col suo barbone e con i lampi, e invece Einstein con l'orologio deformato. Questa è la sintesi, diciamo, per chi la vuole molto semplice. Per chi la vuole un pochino più complicata, le onde elettromagnetiche sono prodotte dall'accelerazione di particelle cariche, e hanno la caratteristica di interagire molto con noi, per questo noi le possiamo usare, ossia vengono assorbite, vengono deviate e vengono disperse. Questa è una cosa molto bella perché le possiamo utilizzare, però al tempo stesso significa che l'informazione che loro portano chiaramente non è esattamente quella che avevano all'origine. Mentre invece le onde gravitazionali sono prodotte dall'accelerazione di masse, quindi corpi massivi, e interagiscono molto poco con noi. Il che vuol dire che praticamente vengono emesse, ma poi camminano assolutamente indisturbate, ci attraversano senza che noi praticamente ce ne accorgiamo. Questa è, da una parte, quello che le rende così difficilmente rivelabili, perché chiaramente una cosa che interagisce poco è difficilmente intercettabile. Dall'altra parte, però, le rende così belle perché trasmettono intatta l'informazione del moto che le ha originate. Le onde elettromagnetiche le vedete qui rappresentate in questo bel arcobaleno che viene prodotto quando la luce passa attraverso un prisma, ma le onde elettromagnetiche quindi sono anche quelle che generano questo bellissimo arcobaleno e sono anche quelle che servono per studiare l'universo. E quindi questo papà che col telescopio mostra le stelle al figlio sta utilizzando la luce e quindi le onde elettromagnetiche. E a questo punto abbiamo visto che Einstein con un'equazione ci ha detto ok, esistono le onde gravitazionali. A quel punto ovviamente uno dice beh, produciamole, come produciamo le onde elettromagnetiche, vogliamo produrre anche quelle gravitazionali. Ecco, lui stesso ha fatto questo esperimento, diciamo Einstein faceva gli esperimenti, diciamo i Gedanken experiment, cioè lui pensava le cose, poi non le faceva in realtà e lasciava che qualcun altro le facesse, tipo voi so che avete seguito appunto nel corso di relatività generale la storia della missione di Eddington. Einstein ha provato la curvatura della luce quando passa appunto in un forte campo gravitazionale, ma poi la misura l'è andata a fare un inglese, non l'ha fatta lui. Oppure Einstein, per capire le sue cose, metteva la gente nell'ascensore, ma in realtà non metteva la gente nell'ascensore e le faceva sfrecciare, ma semplicemente immaginava cosa sarebbe successo che. Allora adesso vediamo immaginando di far ruotare sulla Terra, costruire un cilindro che ruoti molto velocemente, quindi sulla Terra, alla massima velocità alla quale può ruotare senza rompersi, quindi 1.000 kg che girano tanto velocemente da non rompersi, che onde gravitazionali produco con questo oggetto? Ecco, produco una onda gravitazionale di un'ampiezza, questo numero che vedete qui, 10 a meno 35. Quindi Einstein stesso a questo punto disse: lasciate perdere, esistono, ma in realtà non era nemmeno troppo convinto, almeno all'inizio, e comunque l'intensità era talmente bassa che non c'è nessuna speranza, lui diceva, di misurarle o di farci comunque qualcosa. Bene, a questo punto, visto che però invece queste onde esistono e anche se non possiamo generarle a terra, ci si domanda che cosa mai possiamo farne, bene, si è capito che dobbiamo cercare di guardare altrove. Dove abbiamo grandi masse che possono ruotare molto velocemente o che possono esplodere con fenomeni molto molto violenti? E invece le abbiamo ovviamente sulla nostra testa, nel cielo. Andiamo a vedere molto velocemente e brevemente, scusate, in modo molto semplificato,
Qual è il ciclo vitale delle stelle? Per capire in quale di queste situazioni noi potremmo andare a cercare di fare qualcosa per vedere le onde gravitazionali eventualmente prodotte. Ma se voi vi concentrate su questa grande nube rossa in centro, questa nebula, diciamo, di formazione stellare, quindi di materiale a temperatura molto alta e quindi in moto molto molto veloce, andate sul ramo di destra perché è quello che interessa per gli esperimenti dei quali stiamo adesso parlando. Ecco, quello che si vede è che praticamente si creano stelle, diciamo, massive. Stiamo parlando ora di stelle di masse maggiori del Sole. A un certo punto, dopo milioni di anni, la vita di una qualunque stella è destinata a finire con esplosioni che possono essere di tipo diverso a seconda di quali sono poi le masse di partenza di questo oggetto. E tipicamente la fine come esplosione di supernova, già di per sé questa esplosione produce onde gravitazionali, perché è un fenomeno molto molto violento. E non solo l'esplosione di supernova produce onde gravitazionali, una stella dopo l'esplosione di supernova, a seconda della massa che è rimasta dopo l'esplosione, perché capite che molte cose andranno in giro nell'universo circostante, a velocità peraltro altissime. E quello che resta produrrà una stella di neutroni o un buco nero a seconda appunto di quanto è la massa. Adesso noi parleremo di questi oggetti perché buchi neri, stelle di neutroni in certe circostanze possono produrre onde gravitazionali e sono quelle che noi in certi casi abbiamo visto e in altri casi speriamo di vedere. Il lato di sinistra lo sto ignorando al momento, perché è semplicemente meno interessante per gli esperimenti quelli che noi abbiamo adesso. Per andare a misurare onde gravitazionali da questi altri oggetti, queste nane bianche, per esempio, che sono qui, bisognerà puntare poi a strumenti un pochino diversi che saranno la nuova generazione di interferometri mandati nello spazio. Quindi, una successiva evoluzione dei nostri strumenti potrà anche vedere i fenomeni, diciamo, nella catena di sinistra. Beh, vi volevo subito dire che in realtà un premio Nobel per la scoperta delle onde gravitazionali, non diretta come quella della quale stiamo adesso parlando e che a breve vi descriverò meglio, ma diciamo indiretta, è già stato dato diversi anni fa, nel 93, a due studiosi, Hals e Taylor, i quali sono andati a studiare come, prendendo due stelle di neutroni orbitanti una intorno all'altra e che emettevano luce visibile, quindi che in qualche modo erano, diciamo, visibili con gli strumenti diversi dai rivelatori di onde gravitazionali, come queste, perdendo energia per via dell'emissione di onde gravitazionali, variavano il loro periodo, quindi il periodo col quale ruotavano una intorno all'altra. Questa misura è durata tantissimi anni. E senza pretendere che capiate troppo cosa c'è negli assi, la cosa che basta notare qui è semplicemente che la linea continua rappresenta le previsioni di Einstein, i puntini rappresentano le loro misure. Io credo che questa sia la misura in fisica dove meglio i dati rappresentano la previsione. Ossia, loro hanno trovato che l'energia emessa in onde gravitazionali da questo sistema, quindi comunque di tipo astrofisico, perché abbiamo detto sulla Terra non possiamo fare molto, era perfettamente compatibile con quanto Einstein aveva detto. Ed ebbero appunto il premio Nobel per questo. Tra l'altro, io all'epoca ero giovanissima ed è il famoso anno in cui vi ho raccontato all'inizio, ero stata mandata da questo grande professore che si chiama Bernard Schultz all'Università di Cardiff, per cercare di stabilire un linguaggio comune tra chi faceva qui un certo tipo di rivelatori e chi faceva altri rivelatori. E Taylor era ospite lì e quindi andammo anche a cena insieme, ho avuto modo di conoscerlo e per me all'epoca conoscere un premio Nobel, devo dire che fu un'esperienza assolutamente fantastica. Immagino, quindi non sarai emozionata adesso. Tanto te lo faccio Beh, dire. diciamo che adesso i tre Nobel laureati sono proprio dei colleghi, mi permetto di dire. Ecco, Barish è l'autore di quella slide che vi ho mostrato prima, quella con la persona che fa ruotare la trottola per produrre onde gravitazionali. E insomma, sono tutte persone con le quali chiaramente ho collaborato molto, quindi diciamo che la cosa è un pochino diversa. E poi sono passati tanti anni, quindi sì. E ecco, a questo punto continuiamo quindi a capire
Come si producono le onde gravitazionali? Beh, allora, oggetti quali buchi neri o stelle di neutroni, io adesso vi dirò a breve anche un pochino meglio, qualcosa sui buchi neri e sulle stelle di neutroni, per ora stiamo restando su quali sono, dove dobbiamo andare a guardare per cercare di rivelare questi famosi segnali. E buchi neri o stelle di neutroni che orbitano uno intorno all'altro e che quindi fanno questo, e il loro periodo diminuisce, questo è quello che hanno misurato Hals e Taylor, ma poi a un certo punto, dopo milioni di anni, a furia di diminuire il periodo, si avvicinano e si scontrano. Quando si scontrano, effettivamente il segnale gravitazionale che emettono è molto, molto più alto, più grande, più intenso di quello, diciamo, che emettono nella fase precedente, quando ancora si stanno avvicinando. Quindi in quella fase è molto più difficile vedere un segnale gravitazionale, quindi se vederlo direttamente. Mentre invece nella fase di scontro, diciamo, è sempre tra virgolette più semplice perché è sempre molto difficile, ovviamente. Ma le onde gravitazionali non le producono solamente le coppie di stelle o di buchi neri che si scontrano, le producono anche le supernove che esplodono. Quindi una stella, tenete presente quel grafico di prima, che finisce il suo ciclo vitale e a un certo punto esplode perché non c'è più equilibrio tra le forze nucleari e la forza gravitazionale. La forza gravitazionale tende a tenerla compatta, quindi ad attrarla verso il core, e la reazione nucleare invece è quella che la fa, diciamo, espandere. Nel momento in cui non c'è più questo equilibrio, praticamente c'è una serie di successive fasi, quindi di rimbalzi, dopo i quali praticamente la stella esplode. Questo fenomeno produce onde gravitazionali. Ecco, queste ancora non le abbiamo rivelate, poi ve lo ricorderò anche dopo, ma questo tipo di segnale noi, diciamo, era il segnale che all'inizio, quando io ho detto, il professore Edoardo Amaldi ha messo su questo gruppo qui a Roma insieme ad altre persone, c'era un certo tipo di rivelatori molto meno sensibili dei rivelatori che abbiamo adesso. Ecco, il goal, il target era solo rivelare segnali da esplosioni di supernova, perché Perché cose erano più più comuni? Perché articolate non si potevano. Eh? erano più comuni o per qualche altro motivo? Perché si pensava che fosse il fenomeno che dava i segnali, diciamo, di maggiore intensità. Se fosse avvenuto nella nostra galassia, il problema poi è che purtroppo di questi fenomeni nella nostra galassia, Non ci stanno e più. ce ne sono ovviamente pochi, no, uno ogni, le stime sono, non so, potrebbe essere uno ogni 200 anni, 300 anni, poi le stime insomma un pochino variano, ce ne fu una nel 1987, e questa, ora io non vorrei divagare troppo, però è quella che diede origine alle polemiche di cui vi parlavo prima. Nel 1987 ci fu un'esplosione di supernova, non nella nostra galassia, un pochino più in là, nella nube di Magellano. All'epoca erano in funzione dei rivelatori, appunto questi rivelatori risonanti, di cui poi vi farò anche vedere una foto, non abbastanza sensibili da vedere questo segnale, ma furono fatte delle analisi, anche ben fatte, devo dire, molto ben fatte, dalle quali sembrava che ci fosse una qualche indicazione, perché contemporaneamente ci furono anche i neutrini rivelati da altri strumenti, vennero fatte delle coincidenze con rivelatori di neutrini sotto il Monte Bianco e a Cameo Grande. E Ci vennero fu fatte qualche queste polemica analisi. anche sui neutrini, mi sembra, Eh? ci fu qualche polemica anche sui neutrini, sulle rivelazioni del Sì, Monte Bianco. ci furono molte, sì, chiaramente. E io devo dire che tutto fu fatto sicuramente in coscienza e sicuramente anche lavorando bene. Però sapete, poi anche con la statistica non è mai facile, e a volte insomma è facile, diciamo, interpretare male qualche risultato, mettere dentro in un'analisi statistica basta mettere dentro un modello senza accorgersene e i valori finali sono tutti falsati. Quindi diciamo che ci fu una serie di situazioni che si crearono, per le quali, da alcuni articoli pubblicati all'epoca, insomma, sembrava che si dicesse che sì, si era visto qualcosa da questo segnale anche in onde gravitazionali, che ci fosse una coincidenza con i rivelatori di neutrini. Questo fece arrabbiare molte altre persone che non ci credevano, e fu all'origine di questo famoso articolo che fu scritto, nel quale si diceva che le onde gravitazionali in realtà non era vero che erano state rivelate, neanche i neutrini, e che l'analisi era tutta sbagliata e fatta male. La risposta del nostro gruppo a questo articolo non fu mai pubblicata, e devo dire che a quel punto, insomma, è stato seguito questo approccio. Io in realtà volevo andare a fare un'esperienza fuori e mi incuriosiva conoscere questa persona. Devo dire, le motivazioni erano tante. E quindi sono andata a Cardiff e ho conosciuto questo professore, ho lavorato con lui, sono in ottimi rapporti, lo incontrerò a breve perché abbiamo un'occasione adesso per incontrarci, ma insomma ci vediamo anche spesso. È una persona squisita, si chiama Bernard Schulz, è un diretto allievo di Kip Thorne, uno dei tre Nobel laureati. E lavorando con lui,
in quel periodo io sono riuscita a spiegargli un pochino di cose sulle nostre analisi e su come funzionavano questi rivelatori che avevamo noi. E abbiamo anche scritto un articolo insieme, devo dire è stata un'esperienza molto proficua. Però insomma la scienza prosegue anche così ovviamente, anche per litigi, per analisi un pochino errate, si capisce, si torna indietro, insomma è così che si va avanti, ecco. La cosa bella è che oggi siamo ancora tutti insieme e lavoriamo e alla fine le cose negative si dimenticano e si va avanti con quelle positive, ecco. Così funzioniamo per fortuna. Bene, va bene. Bene, a questo punto l'altra sorgente, che però questa veramente io non la vedrò, lo so, mentre sulla supernova ci spero, e invece quest'altra sorgente no, perché questa è veramente molto bella. Cioè le onde gravitazionali in realtà sono state anche prodotte nel momento in cui l'universo si è formato. E le onde gravitazionali prodotte a quel tempo hanno la caratteristica di essere, diciamo, subito sfuggite da tutto il resto e stanno ancora oggi qui tra noi. Solo che hanno un'intensità veramente, veramente debole. Noi cerchiamo di rivelarle, abbiamo già degli algoritmi apposti e delle analisi dati fatte per rivelare queste onde gravitazionali che ci trasportano l'eco del Big Bang. Però diciamo che, ecco, le previsioni sono che siamo veramente ordini di grandezza lontani dal poterle vedere, ma speriamo, insomma, che con rivelatori più avanzati di potercela fare. Beh, il risultato a livello cosmologico qui è fantastico, perché si avrebbe veramente un'immagine molto molto precisa, diciamo veramente delle prime frazioni piccolissime di secondi prima del Big Bang. Io non so se qualcuno di voi saprebbe rispondere alla domanda, ma l'informazione più antica che noi abbiamo, cioè quanto lontano noi possiamo andare nella conoscenza del Big Bang oggi? Non so se appunto sapreste tutti rispondere, Aspettiamo un po', glielo e chiediamo. è questa cosa che è scritta qui. 300.000 anni dopo il Big Bang, perché 300.000 anni dopo il Big Bang c'è stato il famoso disaccoppiamento tra la materia e la radiazione, e quindi si è prodotta questa, diciamo, radiazione che ancora oggi sta nell'universo, quella che è chiamata la radiazione cosmica di fondo, che ci dà le informazioni sulla, diciamo, la struttura poi dell'universo su scala locale e su larga scala. Quindi noi con le onde gravitazionali potremmo andare prima, perché le onde gravitazionali si sono separate dal resto ben prima dei 300.000 anni. Quindi insomma l'informazione molto molto bella. Un fondo poi di onde gravitazionali lo abbiamo anche dalla somma di tutti questi eventi. Visto abbiamo detto ci sono i buchi neri che si scontrano, ci sono le stelle di neutroni che si scontrano, ma c'è anche una stella di neutroni che si scontra con un buco nero. Poi ci sono le supernove. Poi ci sono le pulsar, delle quali anche adesso parliamo. Bene, tutte queste, ognuna emette il suo segnale. Alla fine la somma di tutti questi segnali porta a un segnale, diciamo, incoerente che comunque sta nell'universo e che comunque si può cercare di misurare. E noi ci stiamo provando. Anche questo, diciamo, alla fine non è molto facile, ma è una delle cose che speriamo di fare. Anche questa non credo che la vedrò. Per ora io credo che vedrò l'esplosione di supernova. E spero vivamente di vedere l'emissione da stelle di neutroni, perché poi sono quelle che faccio. E sono queste. Allora, le stelle di neutroni sono, diciamo, appunto, la fase terminale della vita di una stella nel momento in cui la massa che resta è abbastanza piccola, dell'ordine di 1,4 masse solari e non più grande. Perché se quando una stella esplosa come supernova, la massa che resta è nettamente superiore alle 1, diciamo, è superiore alle 1,4 masse solari. I numeri prendeteli adesso un pochino così, perché queste stime stanno un pochino cambiando, anche sulla base delle nostre misure, forse. E la stella diventa un buco nero, mentre invece nel momento in cui restiamo intorno agli 1,4 masse solari diventa una stella di neutroni. Il nome stesso già vi fa capire che si tratta di un oggetto meno estremo del buco nero, ma molto molto estremo, sicuramente meno conosciuto così nell'immaginario comune, perché nell'immaginario comune piacciono i buchi neri e piace il Big Bang. Quando abbiamo fatto la conferenza stampa per la rivelazione del primo segnale, i giornalisti non facevano che chiedere di buchi neri, non solo perché erano stati rivelati, ma proprio i buchi neri così come funzionano e il Big Bang, il Big Bang e il Big Bang. Le stelle di neutroni, poverine, non interessano a nessuno. Invece, adesso che le abbiamo cominciate a vedere in un sistema binario e abbiamo iniziato l'astronomia multimessenger, beh, diciamo che abbiamo capito che sono importanti. Beh, sono oggetti molto, molto estremi, emettono onde gravitazionali. E voi immaginate che praticamente su un raggio di 10 km abbiamo 1,4 masse solari. Cioè, immaginate di prendere un sole e di
costringerlo a stare in 10 km. Quindi sono oggetti di una densità estrema, come vedete da questa immagine, con campi magnetici fortissimi, che spesso, forse non troppo spesso, diciamo, emettono anche radiazione elettromagnetica, quindi radio visibile, e per questo motivo possono essere anche viste con osservazioni di tipo diverso dalle onde gravitazionali. Ma purtroppo molto spesso invece non emettono, oppure noi non siamo riusciti a vederlo, radiazione visibile, in qualche modo quindi misurabile, e mai emettono onde gravitazionali. E nelle nostre ricerche noi cerchiamo anche di vedere questi oggetti. Quindi la stella di neutroni che gira non attorno ad una compagna, ma ferma lì, ma gira violentemente e emette onde gravitazionali. Guardate che questa cosa, 10 km, 1,4 masse solari, io intanto scherzando dico, beh, immaginate di prendere un cucchiaino di polvere di stella di neutroni. E, insomma, uno fa uno scherzo a un amico, prendi questo cucchiaino, mettici la polvere di stella di neutroni. Quanto pesa? Pesa quanto una montagna, quindi praticamente distruggete la persona che cerca di reggere il cucchiaino. Hanno temperature altissime. Dalla definizione che hai dato, il grande raccordo anulare emette onde gravitazionali. Se poi le onde del cervello delle persone che stanno sul grande raccordo anulare, arrabbiatissimi, no? Altro che emettessero Multi onde Messenger. gravitazionali, avremmo fatto, sì. Avremmo davvero. Allora, a questo punto veniamo ai buchi neri. Anche i buchi neri emettono onde gravitazionali non solo quando due buchi neri si scontrano, ma anche quando, per esempio, un corpo cade in un buco nero. Allora, il buco nero è quella che noi chiamiamo pura geometria alla fine, in sostanza è una singolarità dello spazio-tempo che, devo dire, non è pericoloso, nel senso che se uno dicesse, beh, se il nostro Sole diventasse improvvisamente un buco nero, che cosa succederebbe? Non ci succederebbe nulla, continueremmo a orbitare esattamente come stiamo orbitando adesso. L'unica cosa è che dopo un po' moriremmo perché ci manca la luce, ovviamente. Solo questo. Ma non è che improvvisamente diventa un buco nero e ci mangia. Qualcuno pensa che il buco nero sta lì per mangiare. No, non è così. Se nel buco nero si riesce a restare in equilibrio, in questo vedete l'orizzonte degli eventi, non succede nulla. E nel momento in cui invece ci si va oltre, ovviamente si casca dentro. Allora, guardate questo filmatino di sinistra che tanto va avanti, posso continuare anche a parlare. Come si fa a sapere che esistono i buchi neri se quello che è scritto sopra, effettivamente un buco nero esercita una forza così forte che nulla può uscire, quello che vi è stato detto e quello che sicuramente sapete, no? Una volta che qualcosa è caduto in un buco nero, io non vedo più niente fuori. Allora, come si fa a sapere, per esempio, che nel centro della nostra galassia c'è un buco nero di 1 milione di masse solari? Beh, ecco, lo si sa da via di quello che mostra questo filmatino. In alto a sinistra ci sono gli anni, vedete, 93, 94, 95, 2000, 2001, ci sono gli anni. Ecco, osservazioni del moto di stelle attorno al centro della nostra galassia, che è segnato da quella croce rossa, va bene? Ci fanno chiaramente capire che ci deve essere qualcosa lì, perché altrimenti non si capirebbe perché tutti questi oggetti ruoterebbero in questo modo. E si riesce anche a capire quant'è la massa di questo oggetto, che attorno al quale tutte queste altre stelle stanno ruotando. Quindi diciamo che in modo indiretto si riesce assolutamente a scoprirne la presenza. Certo, la massa deve essere abbastanza grande, deve avere poi tanti oggetti attorno che ruotano, altrimenti non riusciamo a vedere nulla. La spiegazione classica del buco nero è legata a quel giochino di Newton che vi ho mostrato all'inizio. Se io lancio il sasso avendo chiamato Superman, quindi con una velocità, diciamo, all'inizio molto forte, tanto che lui riesca a uscire dalla Terra, questo dalla Terra è possibile. Se lo volessi fare dal Sole è già un po' più difficile, perché dovrei lanciarlo a una velocità di più di 600 km al secondo. Se lo volessi fare da una stella di neutroni, dovrei riuscire a raggiungere un terzo della velocità della luce, ma potrei farlo. E invece, un buco nero, diciamo, per definizione, diventa quell'oggetto dal quale questa grandezza, che si chiama la velocità di fuga, diventa uguale o supera la velocità della luce. Quindi io, anche se chiamo Superman, non riuscirò mai a mandare qualcosa al di fuori. Però il buco nero, diciamo, per noi perché è interessante? Perché anche la caduta, quello che vi ho scritto qui, di un corpo in un buco nero, produce onde gravitazionali. Io approfitto qui per parlarmi, visto che stiamo parlando di buchi neri, un secondino solo per fare questo esempio. Ho preso il film Interstellar, che non so se avete visto tutti quanti, è molto carino, perché
perché è stato realizzato con la consulenza scientifica di uno dei tre Nobel laureati della nostra collaborazione, che appunto è Thorne, la persona di cui vi parlavo prima. Volevo un attimo solo approfittare per dirvi cosa è possibile e cosa no, per esempio, in questo film, alla luce di quello che noi sappiamo. Ecco, se vedete questa immagine, che è l'immagine della luce attorno, cioè il film, per chi non l'ha visto, diciamo, è basato sul fatto che abbiamo un buco nero a disposizione, abbastanza vicino da poter essere in qualche modo raggiunto, diciamo, ovviamente la fantascienza non è che si può, che è tutto qualcosa che si possono fare, diciamo un buco nero che possiamo raggiungere. E questa immagine del buco nero vista attraverso la deviazione della luce che gli passa attorno, effettivamente è stata fatta con simulazioni al computer realistici, cioè questo è veramente quello che succederebbe se avessimo la luce delle galassie o delle stelle lontane. E la vediamo passare attraverso questo buco nero che sta tra noi e appunto la luce. Quindi questo è assolutamente, ha richiesto non so quante ore comunque di calcolo al computer, è assolutamente vera. Questo è vero visto a questo punto, ossia l'astronauta che sta andando nel buco nero, certo, ci può cadere dentro, poverino. Quello che non è vero è quello che si vede nel film, che non so se avete visto, praticamente l'astronauta entra nel buco nero ed esce dall'altra parte. Ecco, la forza, la gravità all'interno del buco nero sarebbe tale che l'astronauta, non so se lo sapete, cosa gli succederebbe? Si spaghettificherebbe, cioè praticamente si verrebbe distrutto e non riuscirebbe a uscire dall'altra parte. L'altra cosa invece che possiamo anche domandarci, visto che ci siamo, anche se non c'entra con le onde gravitazionali, è se è possibile questa scena. Allora, il film si basa sul papà di questa graziosa sulla storia del papà di questa graziosa bambina che deve partire per trovare un posto migliore e salvare l'umanità. Quindi lui parte per un viaggio e resta alcune ore attorno a questo famoso buco nero. Quando torna, trova la figlia che sta morendo. Ora, questo è possibile, è realistico? Non so se ve lo siete chiesti. Ecco, Sì. questo lo è. Lo è se, ovviamente, consideriamo la possibilità di avere un buco nero abbastanza vicino, tanto da poter essere raggiunto in un tempo breve, senza dover accelerare troppo e quindi essere distrutti prima. Ma se io avessi un buco nero vicino, mi ci faccio un giretto attorno e poi ritorno, effettivamente lo scorrere del tempo nel momento in cui ero attorno a questa grande concentrazione di massa, lì parliamo di 1 milione di masse solari, una massa simile a quella del buco nero attorno al centro della nostra galassia, questo effettivamente è vero, questo è quello che succede, è quello che ha previsto Einstein. Ma d'altronde noi questo lo vediamo tutti i giorni, e voi lo sapete, quando usiamo il GPS, il navigatore satellitare. Il tempo dei satelliti viene ricorretto per darci l'informazione corretta, e se non si usassero le equazioni della relatività generale, quindi questa variazione del tempo, questo effetto di relatività generale, oltre che di relatività ristretta, il nostro navigatore satellitare non funzionerebbe. Pia, ti faccio un Bene, paio di veniamo alle onde domande, gravitazionali. posso? Sì, come no? Allora, leggo. Prendo due. Allora, la prima è se le stelle di neutroni sono luminose e la seconda se la velocità di fuga da un buco nero è uguale o superiore a quella della luce. Allora, le stelle di neutroni in certi casi possono essere non luminose come il nostro Sole, ossia non emettono una luce dappertutto uniforme. Quello che fanno, mandano, come nel filmatino che vi ho fatto vedere prima, questo fascio molto binnato verso di noi. Quindi emettono luce, siccome hanno un forte campo magnetico, praticamente ruotano attorno a un asse, poi hanno un campo magnetico attorno, diciamo, ad un altro asse, con le colline di forza sono attorno ad un altro asse, praticamente si ha questo, e ruotano molto molto velocemente, cioè raggiungono velocità veramente altissime, e quello che succede è che mettono questi fasci di luce. Allora, quando la luce arriva verso il nostro telescopio, viene effettivamente vista, però la cosa da tenere presente è questa, che per esempio nella nostra galassia di questo tipo di oggetti ne esistono oltre 100.000, ma di questi solamente, scusate, di stelle di neutroni ne esistono circa 100.000, ma di queste solamente 2.000 sono state viste emettere luce in questo modo e quindi si chiamano pulsar. Ossia, le pulsar sono la sottocategoria delle stelle di neutroni che emettono luce in questo modo, diciamo così, binnato, oppure emettono onde radio e quindi sono in qualche modo visibili, però non possono servire a darci la luce tipo il nostro Sole. E l'altra domanda qual era? L'altra era se la velocità di fuga da un buco nero è uguale o superiore a quella della luce.
Allora, può essere anche superiore, considerate una cosa, che la velocità di luce si basa su una certa formula che dipende dalla densità dell'oggetto. Più l'oggetto è denso e più questa velocità è grande. Denso vuol dire che io metto più massa in un raggio, in uno stesso raggio, oppure comprimo a parità di massa, comprimo il raggio. Allora, la spiegazione, diciamo, che io gli ho dato con la velocità di fuga è chiaramente, diciamo, quella classica, cioè la Newton. Io comprimo l'oggetto a una densità molto alta e quindi la velocità di fuga supera quella della luce, o a un certo punto la eguaglia, poi la può anche superare, e quindi io non posso proprio farcela. Cioè io dovrei lanciarlo a una velocità, lanciare qualcosa, quindi anche il fotone, anche la luce stessa, a una velocità superiore alla velocità massima alla quale lui può andare, e quindi non è possibile. In realtà poi la relatività generale ci spiega che un buco nero è quella che noi diciamo pura geometria. Cioè, mentre la stella di neutroni diciamo che è massa, e quando qualcosa emette, diciamo, è luce, infatti non so se adesso per quest'ultima scoperta avete sentito la parola massa e luce si è vista, perché abbiamo materia che produce onde gravitazionali e la luce che è stata emessa. Ecco, il buco nero viene considerato una pura geometria, perché in fondo alla fine è questa specie di imbuto, quindi questa, una specie di proprio un imbuto nel quale noi possiamo scivolare e cadere dentro senza più riuscire. Però in fondo a questo imbuto c'è quella che chiamiamo la singolarità. È un'immagine che uno può avere, appunto, è questa massa molto concentrata nella singolarità e questo orizzonte degli eventi, che è la specie, diciamo, il cono dell'imbuto, oltre il quale io non posso andare. Non Perfetto. so se ho risposto a entrambe Sì, le domande. benissimo. Bene, a questo punto allora andiamo quindi a onde gravitazionali. E ecco, questo è l'effetto delle onde gravitazionali. Quando io nel famoso 1984, ma anche prima, perché avevo preso la tesi in questo gruppo, ho cominciato a lavorare, ho visto questo cartello e l'ho fotografato per farlo vedere a voi. C'è questo cartello all'ingresso delle nostre stanze qui alla Sapienza, con questa persona acciaccata e allungata. Effettivamente, in questa frase scherzosa, attenzione, può essere dannoso. E questo effettivamente è l'effetto. Sul dannoso potrei iniziare una digressione, ma non vorrei poi andare troppo oltre, anche se di questi tempi è abbastanza di moda, no? Dopo quello che è successo all'esperimento al Gran Sasso, io ho molte storielle che vi potrei raccontare di persone appunto molto spaventate da questo tipo di ricerca, e che nelle varie volte in cui uno per esempio raggiungeva l'esperimento a Pisa ti fermavano per chiedere che cosa veramente si facesse lì. E io tante volte ho preso il taxi per andare dalla stazione centrale di Pisa e raggiungere il nostro esperimento. Il tassista più volte, devo dire una volta su tre, diceva: "Beh, in confidenza, voi che cosa fate?" Ma io ieri sera ho visto gli elicotteri, una volta mi disse uno: "Secondo me fate atterrare qualcuno, extraterrestri, non ce lo volete dire." E la gente spesso è spaventata. Ecco, questa è una vignetta scherzosa, attenzione, può essere dannoso. Però spesso nel fare questi esperimenti di fisica, diciamo a un livello alto, e forse noi stessi sbagliamo a fare poca divulgazione, quindi magari spieghiamo poco, perché a volte i fisici si considerano un po' così, un mondo, no, a parte, quindi non ci si abbassa a spiegare, facciamo questo errore, quindi colpa nostra, non si sa, insomma, una serie di No, problemi. Alle volte c'è molta diffidenza. si parla ancora di terra piatta, qui il problema sta ancora più Sì, a il volte. problema. No, no, infatti. E comunque diciamo che effettivamente noi all'inizio, quando si decise di mettere Pisa scusate, Virgo nella pianura di Pisa, ovviamente la campagna fu occupata perché la gente locale non voleva questo tipo di esperimento. Adesso chiaramente ne sono orgogliosi. Comunque, insomma, l'onda gravitazionale in questa vignetta si dice che può essere dannosa per la nostra salute, ma in realtà sapete anche un altro motivo per il quale non può essere dannosa? È quello che vi ho detto prima. Le onde gravitazionali sono state prodotte anche al Big Bang. Quindi noi siamo comunque nati e ci siamo sviluppati in un mondo pieno di onde gravitazionali. Quindi, se fossero proprio il concetto di dannoso, non può esistere nel momento in cui oltretutto hanno fatto parte della nostra evoluzione. Bene, ecco, l'ho visto in maniera un pochino più tecnica. Allora, se voi immaginate l'onda gravitazionale che proviene, diciamo così, come il mio raggio luminoso, che non so se riuscite a vederlo così, e va nel centro di questo anellino, quello che succede è che viene allungato e accorciato. Se questo invece adesso viene visto mettendo, vedete, questi due bracci così, che questo è il principio base del nostro strumento, e l'onda gravitazionale arriva da questa direzione, va bene, quindi
passa qui, uno dei due bracci si allunga e l'altro si accorcia. Il problema qual è? Che questo effetto è molto molto piccolo. Se per esempio la famosa supernova ci facesse la cortesia di esplodere nella nostra galassia, e veramente l'aspettiamo da tantissimi anni, l'ampiezza dell'onda sarebbe qui sulla Terra un numero non il 10 a meno 38 di prima, ma 10 a meno 21, che è comunque molto molto piccolo. Pensate alle dimensioni di un atomo, alle dimensioni di un protone, se avete in testa questi numeri capite quanto è piccolo. E per quanti sforzi noi possiamo fare, questo numero al massimo lo possiamo rendere dell'ordine di 10 alla meno 18, comunque un numero sempre comparabile con le dimensioni di un nucleo atomico. Quindi diciamo che l'effetto è piccolo e effettivamente decidere e pensare di poterlo misurare è stata veramente un'impresa, un qualcosa che poteva venire in mente solo a delle menti appunto molto particolari, a persone coraggiose, perché adesso a noi sembra facile averlo fatto, ma chi ha visto questi numeri e ha deciso di volerlo fare effettivamente era una persona con una marcia in più. Eccolo, uno di questi ovviamente, Joe Weber. Joe Weber era un marinaio americano e negli anni 60 lui decise di non credere a quello che Einstein aveva scritto e che io vi ho detto prima, che l'ampiezza delle onde gravitazionali era tale da lasciar perdere. In tutti i casi immaginabili, questo then A è l'ampiezza, ma serve virtually vanishing value, in non l'immagino anche se l'ha detto Einstein. L'ho tradotto in inglese, era scritto in tedesco sopra. Beh, Weber ha deciso di non dar retta ad Einstein, e lui voleva fare qualcosa di grande nella vita, ci ha provato. E sapete perché lo ha fatto? Secondo me ha avuto un colpo di fulmine in questa situazione. Cioè lui nel 1942 era su questa nave, durante la Seconda Guerra Mondiale ha rischiato di morire e al grido del comandante "abbandonate la nave", lui lo ha fatto. Eccolo qui. Si è salvato, è tornato in America. Non so se lo potete vedere. Sì. Però lui, ma io l'ho conosciuto, vi posso raccontare che l'ho conosciuto alla scuola di Erice, quando andavo lì per imparare queste cose. Una mattina alle 7 ero andata a correre e l'ho visto che correva e ho pensato: questo è davvero un pazzo. E voi potreste dire: beh, ma pure tu alle 7 ad Erice, che poi è tutto salite e discese, non so se lo conoscete, correvi e quindi eri pazza. Però io avevo tipo 20, 25 anni e lui ne aveva più di 70, quindi c'era una cosa Ma secondo me correva già da improponibile. allora, ancora continuava a correre Sì, dopo il sì. salto. Allora, lui ha pensato e ha dato il via a quello che è descritto in questa vignetta. Negli anni 60 ha capito che un'onda gravitazionale che passa attraverso un grosso cilindro di alluminio, che è quello che vedete qui a sinistra, lascia dell'energia e il cilindro comincia a oscillare. Ha fatto delle misure molto, diciamo, rudimentali. Questi sono dei trasduttori piezoelettrici, cioè qualcosa che trasforma il segnale da movimento, diciamo, quindi tipo meccanico, a un segnale elettrico. Ha costruito più di uno, ovviamente, per fare le coincidenze. Ha fatto una cosa per l'epoca veramente grande. E poi ha pubblicato un articolo in cui ha detto di aver trovato le onde gravitazionali. A questo punto è partita chiaramente tutta una serie di altri esperimenti e di gruppi che nel mondo hanno deciso di verificare la correttezza o meno della sua misura. Il risultato è stato che Weber aveva sbagliato, aveva fatto un errore anche perdonabile, ripeto, date le tecniche dell'epoca, cioè praticamente c'era un mescolamento tra il segnale che lui stesso mandava per sincronizzare queste varie antenne che aveva messo a grande distanza l'una dall'altra, rispetto al segnale che poi lui misurava e che decideva essere l'antenna gravitazionale. Però questo errore ha dato origine a tutto quello che vedete dopo, perché, ripeto, sono partiti vari gruppi, hanno cercato di ripetere la misura, ci sono state tante polemiche. L'altra storiella che vi posso raccontare è che io praticamente dopo il 2000, quando già questi grandi interferometri che vedete a destra erano stati costruiti e ancora non erano in misura, sono stata ad un meeting dove ho conosciuto la moglie di Joe Weber, che era molto più giovane di lui, era una sua studentessa, e in un meeting in cui si parlava di LIGO e Virgo, lei fece la relazione finale del meeting, e nella relazione finale del meeting lei era un'astronoma, disse: avete parlato inutilmente perché le onde gravitazionali le ha già scoperte mio marito. Quindi lui è morto con l'idea veramente di averle scoperte, che nessuno gli aveva creduto, e anche la moglie, diciamo, adesso è molto anziana e comunque è convinta fino alla fine che il marito avesse fatto questa scoperta. Però la scienza prosegue anche così, e
da un fallimento, se volete, di un esperimento, è nata però una comunità che ha iniziato a fare questo. Edoardo Amaldi, che appunto conoscete perché ha fondato il CERN, che è stato un grande della fisica italiana, quindi è inutile, diciamo, che io vi racconti tutto quello che ha fatto, è stato, io ho avuto l'onore di, lui è stato il mio primo capogruppo e devo dire, ho anche avuto l'onore di aver analizzato gli ultimi dati che lui ha presentato nella sua vita in una conferenza di astrofisica a Boulder su un rivelatore che era stato uguale a questi di Weber, un po' più articolato perché era raffreddato, era un pochino migliore, e stava a Ginevra e si chiamava Explorer. E lui, l'ultima conferenza alla quale andò, eravamo insieme, i dati di 5 giorni di questo rivelatore era stato uno dei primi lavori che mi avevano dato da fare quando ho preso parte a questo gruppo e li ha presentati lui a questa conferenza. E l'altro grande ovviamente è stato Guido Pizzella, che poi è stata la persona che diciamo veramente ha spinto e che ad oggi ha avuto diversi premi per la scoperta delle onde gravitazionali. Quando abbiamo fatto i vari annunci è venuto qui da noi in dipartimento perché è stato il fondatore praticamente insieme ad Amaldi di questo gruppo. Beh, negli anni 90 quindi questi rivelatori risonanti, li chiamiamo così, sono diventati criogenici. Questo sta oggi ancora ai laboratori nazionali di Frascati e si può diciamo vedere, insomma, quando si fanno le visite al pubblico sta così aperto. Questo era quando ancora era aperto in fase di costruzione, diciamo, e hanno preso dati per tanti anni. Io ci ho lavorato veramente per tantissimi anni alla ricerca delle famose supernove, cioè le ricerche che facevamo erano tutte mirate a questi segnali da supernova e tutti speravamo tutti i giorni di leggere sul giornale che era scoppiata una supernova e purtroppo, a parte l'87, poi non è più successo. Bene, andando avanti, sono appunto nati i progetti dei grandi di questi interferometri. E qui vedete la foto di alcuni personaggi. Giazzotto, ve ne ho parlato prima. Brillet è stato, diciamo, la persona che ha lavorato insieme a Giazzotto, quindi anche lui, padre fondatore di Virgo, ed è francese. Come vi ho detto all'inizio, Virgo nasce da una collaborazione italo-francese. E qui vedete Kip Thorne, giovane, lo riconoscete, Ray Weiss, che è la persona che ha fatto la tesi di dottorato sulla possibilità di usare gli interferometri per onde gravitazionali e quindi ha preso il premio Nobel, ha preso la metà, praticamente il premio Nobel è stato dato a 3 persone, ma lui ha preso la metà e poi un quarto a Kip Thorne, un quarto a Barry Barish, che non è in questa mia trasparenza, non perché non pensi che abbia meritato il Nobel, per carità assolutamente, bravissimo, ma perché volevo dare spazio a questo personaggio, che è Ron Driver, che è stato uno sperimentale. E europeo, ma poi è andato negli Stati Uniti, che è morto poco tempo fa e quindi che sicuramente non ha potuto avere il Nobel semplicemente perché è morto prima. Ecco, quando arriva l'onda gravitazionale, questo è quello che succede. Guardiamo questo filmatino. Allora, vedete, noi abbiamo un laser che è qui, che manda un segnale da questa parte e da questa parte. I due bracci dell'interferometro si allungano e si accorciano e guardate ora che succede qui. La luce che ha camminato in avanti e indietro si combina diversamente. Vedete, qui vediamo zone di luce e zone di ombra. Allora, il principio base è questo, ossia in condizioni di assenza dell'onda gravitazionale, quindi nel momento in cui i due bracci hanno la stessa lunghezza, la figura, che si chiama figura di interferenza per chi ha studiato un po' di fisica, è assolutamente buia, cioè qui abbiamo il buio. Nel momento in cui arriva l'onda, cambia la dimensione di uno dei due bracci, vedete queste ondine si sfasano, quindi cambia la fase, quindi il massimo di una non è più il massimo dell'altra, non so se vedete dove punto. Bene. E la figura, quindi vedete qui una fa così e l'altra va completamente in controfase, la figura da quest'altra parte diventa, se prima era buio in una condizione, adesso diventa luce e viceversa. Ora, l'effetto in questa figura, in questo filmatino, è assolutamente esagerato perché le nostre misure non si basano su luce e ombra, si parte dal buio, ma poi quello che vediamo sono delle variazioni di fase, quindi degli sfasamenti tra queste due onde veramente, veramente piccoli, qualcosa dell'ordine di 10 alla meno 6 radianti, quindi un microradiante. Quindi la misura è complicata, ma il principio base è assolutamente questo. Il tutto combatte con il nostro mondo e quindi con i rumori, perché vedete, in realtà io finora ho detto il segnale è piccolo, sono stata molto imprecisa perché piccolo non vuol dire niente. Io per dire piccolo devo confrontarlo con qualche altra cosa. È piccolo rispetto a che cosa? In questo caso rispetto a quali sono gli spostamenti di questi fasci e quindi i movimenti che ho a seguito, per esempio, del fatto che è arrivato un ragazzino e ha fatto un salto.
oppure che c'è stato un microterremoto, oppure che è passato un aereo, oppure cose anche più complicate, che ci sono delle molecole qui in mezzo che fanno sì che la luce non vada esattamente così come dovrebbe, o che lo specchio, questo è un divisore di fascio, e questo invece sono proprio lo specchio, è un pochino sporco e quindi la luce arriva e rimbalza non come dovrebbe. Lo sto dicendo in maniera molto semplificata per farvi capire che il problema è complicato. Le onde gravitazionali hanno ampiezze, abbiamo detto 10 a meno 18 metri. I laser che si usano hanno delle lunghezze d'onda dell'ordine di 10 a meno 6 metri, micrometro. Il laser è stato scelto sulla base delle sue caratteristiche particolari di stabilità e di coerenza del fascio, perché questa luce deve essere molto stabile e molto coerente, cioè il fascio deve essere molto pulito. Ma quello che poi conta è che noi viviamo sulla Terra e sulla Terra il moto, diciamo, il sismico, insomma, sulla Terra è qualcosa che mi può provocare delle variazioni qui, quindi dei movimenti che sono dell'ordine di 10 a meno 8 metri, cioè molto molto maggiori di questa piccolina. E quindi io come faccio a distinguere i due? Qui c'è la bravura di chi ha costruito l'esperimento e poi l'ulteriore bravura di chi riuscirà a distinguere il rumore dal segnale. Ci sono le vibrazioni termiche, perché voi sapete che se tutto fosse congelato sarebbe tutto fermo, ma esiste il famoso moto browniano, quello che peraltro poi ha scoperto Einstein. Quindi a seconda delle temperature, gli atomi chiaramente oscillano e i movimenti dovuti a queste oscillazioni, quindi a questo moto termico, sono pazzeschi, sono 1 milione di volte maggiori dell'ampiezza dell'onda gravitazionale. Tutto questo è qualcosa di cui bisogna tenere conto nel progetto dell'esperimento. Guardate questo filmatino. Questo vi dà appunto l'idea di quanto poi complicata sia la questione. Questo è il laser, la luce va avanti e dietro, questi sono in realtà a 3 km di distanza, ma è chiaro che adesso in questo poco tempo non potete capire tutto. Io volevo solo darvi un'idea e farvi capire che in realtà questo schemino che vedete con due specchi in fondo, uno specchio in mezzo e un laser, è assolutamente semplificato. Cioè qui gli specchi sono due. Quindi sono quattro in tutto. Queste sono delle cavità che amplificano la luce, si chiamano cavità Fabry-Perot. Poi ci sono degli altri oggetti, questi e questi, che servono a stabilizzare e ripulire i fasci. E poi c'è questo. Ossia, gli specchi non stanno attaccati così, come vedete qua, semplicemente messi lì. Cioè, lo specchio deve essere, quindi quello sul quale la luce rimbalza, per poi fare la misura, no? Quello che abbiamo visto prima nel mio schemino, deve essere completamente appunto isolato dal famoso rumore di cui abbiamo parlato prima, per esempio dal rumore sismico della Terra. Allora lo si fa con queste torri, in cui vedete lo specchio è sospeso così, i cavi devono essere molto particolari, c'è tutto un sistema di controllo di possibili rotazioni, questo può ruotare su un piano a 3 dimensioni e che chiaramente farebbero sì che questo sfasamento di 1 micrometro io non riesco a misurarlo, perché se lo specchio si muove lui stesso e mi ruota di una quantità che corrisponde a uno sfasamento di superiore a 1 micrometro, io la misura non la posso fare. Ecco, la costruzione di questi oggetti è appunto qualcosa di chiaramente molto delicato, ma di tutte le parti, quindi l'ottica, il laser, le cavità, il vuoto che viene fatto nelle cavità e nei bracci, cioè c'è un'ingegneria dietro fatta da ingegneri, fisici, tecnici, molto molto brava e molto di avanguardia. Tutto questo vuol dire ovviamente anche che le ricadute tecnologiche poi di questo tipo di esperimenti, che spesso non si vedono sul momento, sono, diciamo, chiaramente sempre, arrivano sempre, perché ci si spinge veramente al limite della tecnologia per fare questi esperimenti che noi chiamiamo in gergo, no, di fisica fondamentale. Ecco qualche figura, diciamo un pochino più in dettaglio. Qualsiasi disturbo, quindi, che mi fa muovere gli specchi può impedire di rivelare le onde gravitazionali. Il disturbo possa essere il terremoto, il vento, la persona che cammina. Qui ho messo il taglio degli alberi, sapete perché? Io non so se avete ca fatto caso nella prima figura di uno degli interferometri, quello di Hanford, è immerso nel verde. E uno dice, oh, che bello, è immerso nel verde. Beh, inizialmente abbiamo avuto un sacco di problemi, perché quel verde era dovuto agli alberi. E la mattina i tagliatori di alberi andavano a tagliarli, perché in Louisiana si campa anche di questo, insomma, di legno che viene dagli alberi. E l'interferometro per diverso tempo non ha funzionato di mattina, funzionava solamente di notte. Dopodiché è migliorato il sistema di isolamento, non abbiamo potuto licenziare i tagliatori di alberi e quindi, diciamo, il terremoto ha iniziato a funzionare sempre. Questo
Quindi questo sistema, che in quel disegnino era semplicemente il filo così, vedete c'è lo specchio sotto, bene, c'è tutto questo sistema che è un sistema in sostanza di pendoli che servono a isolare, quindi ad attenuare l'effetto del rumore sismico sul movimento dello specchio, praticamente a toglierlo, ma è fatto con qualcosa, vedete questa marionetta, cioè cose che servono a controllare e a prevenire quindi la possibilità allo specchio di muoversi e quindi di cambiare, di influenzare la misura. Altre cose, quelle cave, quei bracci che avete visto nel filmatino iniziale, quelli lunghi 3 chilometri, hanno all'interno, diciamo, questi tubi all'interno dei quali è fatto un vuoto, ma è un vuoto che è assolutamente molto spinto. Parliamo di 10 alla meno 7 millibar. 10 alla meno 7 millibar sarebbe 10 alla meno 10 bar, cioè un numero veramente piccolo. Sono i più grandi sistemi di vuoto esistenti al mondo. E le sospensioni, quindi il cavetto che regge lo specchio, deve essere molto, molto particolare. E badate che tra l'altro Virgo, proprio nell'ultimo run di funzionamento, ha avuto dei problemi proprio con queste sospensioni e questo ha penalizzato la sensibilità. Adesso alla ripresa dati che inizierà l'anno prossimo, siamo riusciti a cambiare, stiamo cambiando adesso i sistemi di sospensione per mettere quelle, diciamo, che poi dovevano esserci da progetto, e la sensibilità riuscirà a migliorare. Gli specchi non devono assorbire la luce, ovviamente, e la superficie deve essere perfettamente trattata, liscia, non deve avere difetti, e tutto questo chiaramente è al limite veramente della tecnologia disponibile. Il laser, abbiamo laser, diciamo, di 20 watt, molto potenti, e soprattutto, come vi dicevo prima, con una luce che deve avere un'ottima coerenza, deve essere molto stabile. Il contributo di Alain Brillet, il francese della collaborazione Virgo, di cui vi ho parlato prima, fondamentale, è stato proprio nella scelta del tipo di laser da utilizzare, e questo è stato utilizzato anche dai nostri colleghi americani, un tipo di laser molto stabile, ed è quello che ci vuole per questa misura. Più che non qual è la lunghezza d'onda della misura, quello che conta è la stabilità del fascio. E bene, questo è il disegnino di prima, è la fine di quel filmatino che, se ve lo andate a vedere su YouTube, c'è tutto. Io l'ho tagliato, ovviamente, per farvi capire che alla fine ci sono tutti questi sistemi un po' ovunque, e poi tutto questo viene portato a 3 km. Quindi, insomma, abbastanza complicato. E l'altra complicazione è quella che poi è quella su cui lavoro io. Il segnale alla fine, ecco le stelle di neutroni. Il segnale da due stelle di neutroni o due buchi neri che girano e si scontrano, il segnale è fatto così. Forse l'avete anche un pochino visto, ora cominceremo a parlarne di più. L'ampiezza aumenta a passare del tempo, questi sono secondi. Ma noi non vediamo mica questo. Noi vediamo questo, ma non lo vediamo così bello il rosso l'ho fatto io per farvelo vedere. Noi vediamo questa cosa qui attorno, questo è il rumore, tutto quello che è rimasto dal rumore ambientale, il rumore sismico e il rumore degli apparati che abbiamo. Noi vediamo questo. Ora, con tecniche particolari di estrazione del segnale dal rumore, noi riusciamo a dire: beh, ma io devo cercare una cosa che ha per esempio questa forma. Allora passo una specie di pettine nei dati, e tutte le volte che il pettine trova nei dati questa forma, fa così, blu, fa un picco. Questo è quello che noi vediamo in realtà. L'ho detto in maniera molto semplificata, perché ovviamente la cosa poi richiede tantissimi di questi che chiamiamo template, con dei parametri che siano quelli giusti. Poi non sempre questo è possibile. Altre volte le ricerche si fanno andando a cercare gli eccessi in quello che chiamiamo il tempo frequenza, che è quello che produce questo tipo di grafici. Altre volte si usano analisi basate su altre cose che si chiamano trasformate di Fourier, cioè i dati vengono trasformati dal tempo, che è il nostro mondo, alla frequenza, che, diciamo, è un mondo parallelo, però a noi fisici piace molto per lavorare. E ecco per esempio un filmatino che vi fa vedere quello che succede. Quello blu è il segnale. Adesso io il rumore l'ho tolto. Il nostro filtro praticamente è quello giallo, cioè viene passato più volte, uno, poi un altro, poi un altro. Quando finalmente troviamo quello giusto, vedete qui su ci sono anche dei numeri, quello giusto alla fine, quindi proprio la forma, quindi come vanno su e giù questi picchi, ci dirà qual è per esempio la massa, quindi ci sono dei parametri, qual è la massa del sistema
di due stelle di neutroni o di due buchi neri che si sono scontrati. Questo è assolutamente veramente il filtro, quindi diciamo la forma d'onda che corrisponde a uno dei segnali che abbiamo veramente visto il 14 agosto di quest'anno con Virgo. Salterei questa perché mi sa che sto andando troppo in lungo e non fa nulla. Ora voglio fare un giochino con voi per vedere se avete capito tutto questo discorso. Allora, questo è la curva che ci rappresenta alla fine, dopo tutti i nostri sforzi, le torri, l'isolamento, il laser potente, il vuoto, le camere ripulite, il terreno stabile e non sismico, eccetera, noi arriviamo ad avere questo. Questa è la frequenza, 10 Hz, 100 Hz, 1000 Hz. Questa è, diciamo, l'ampiezza del rumore. Ossia, noi abbiamo, guardate questa curva qui, per esempio, i nostri rivelatori sono a questo livello. Qui il fatto che vada su è perché c'è del rumore sismico che non siamo riusciti a Ci togliere. siamo persi il Qui invece quello mouse. che conta. Non vediamo più il cursore del mouse. Ah, vediamo, aspetta. Allora, Adesso si muove. questo, no, Ok, lo vedete adesso sì. ora? Sì. Qui c'è invece il problema del rumore termico e qui c'è quello che si chiama lo shot noise, cioè i fotoni che urtano sugli specchi e comunque producono, diciamo, questo tipo di rumore. Allora, ho messo tre figurine. Allora, non so se il rosso lo vedete. Allora, qui, così lo vedete se faccio così? Questo No, è un tipo, lo vedete? sta in alto a destra. Eccolo. Sì, quassù. Ok. Ecco questo. Questo è, come disegnetto, proprio un tipico segnale da esplosione di supernova. Questi sono due buchi neri che si stanno scontrando e questa è una stella di neutroni che per conto suo ruota e emette onde gravitazionali. Sono tre tipi di segnali che noi cerchiamo. Ora, a fronte di, senza capire chi, virgola, laico e quando, di queste curve di sensibilità e quindi di questi limiti dovuti al rumore, la mia domanda è, questo segnale, se fosse avvenuto un segnale così, un'esplosione di supernova a questo livello, l'avremmo visto? Questo l'avremmo visto? E questo? Non so se le persone possono rispondere, io le Sì, risposte non le vedo, quindi tra un pochino la do. adesso te le giro le Perché se risposte. no non si vede, se non so se sono riuscita. Chiedo di sbilanciarsi. Esempio questo. Questa è la supernova, è quella che appunto io con tanta ansia aspetto, perché ci sono cresciuta praticamente, dobbiamo trovare la supernova e ancora non è arrivata. Se arrivasse e fosse qui, perché esplode nella nostra galassia, se esplode una su questo è realistico, se la supernova esplode nella nostra galassia va lì, più o meno la frequenza non la sappiamo, ma insomma va qui. Vado? Sì, Qualcuno ha vai, vai. risposto? Io le No. risposte non le vedo, No. ma il grosso che dice, sì o no? Eh? Sì o no, che dice il Non ci grosso delle sono, non ci persone? sono risposte. Niente, non hanno coraggio. No. Mi dispiace, vuol dire che non ha. Spero che però abbiano capito. Questo è grosso come una casa, certo che lo vedo, perché sta molto più in alto del mio rumore. Cioè io quello che posso vedere è quello che sta sopra, quello che sta sotto ma è troppo piccolo. Questo qui, poverino, sta qui giù, è in queste condizioni? No, ho perso, non lo vedo. Questo, se sto guardando questi rivelatori, sì, perché gli sta sopra. Se sto guardando questi altri, no. Va bene? Perché ho messo questi e questi? Perché questo era quello che avevamo prima del 2016. Infatti, prima del 2016 non abbiamo fatto nessuna rivelazione. Poi, quando sono partiti i nuovi run con i nuovi rivelatori fatti meglio, la sensibilità è migliorata e siamo andati qui e abbiamo visto il buco nero. E quindi per questo ve l'ho messo in mezzo. Quindi il nostro sforzo è di fare queste curve sempre più in basso, perché se io questa la porto qua giù, allora vedo anche quell'altro. E queste sono ampiezze abbastanza ragionevoli per questi segnali. Quindi lo sforzo è quello di cercare di migliorare, ovviamente, di abbassare sempre di più questa curva. Però una cosa Allora, da chiederti se sì. ho letto, io pensavo intuitivamente che, date le masse, la fusione di due buchi neri supermassicci fosse più semplice da vedere. Invece mi sembra di aver capito che è più difficile, forse perché sono più lenti o No, c'è no, qualcosa. no. No, 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 hai capito correttamente. Allora, la fusione di due buchi neri è, diciamo, effettivamente la più semplice per certi aspetti, perché è quella in cui le masse in gioco sono più alte, l'energia emessa è tipicamente alta. Il problema però è che uno, oltre a quello, deve anche guardare
quanto orari o meno sono questi eventi e quindi quanto lontano nell'universo noi riusciamo ad andare con le nostre sensibilità per vederli. I primi buchi neri, i due che abbiamo visto, erano a una distanza di 1,5 miliardi di anni luce, il che vuol dire che erano molto distanti, ma l'evento era, come dici tu, talmente grosso che effettivamente l'abbiamo visto. Ecco, questo, no, questo sì, L'esplosione supernova. la differenza che facevo era tra buchi neri di massa stellare e buchi neri supermassicci al centro delle galassie. Ah no, il punto è un altro, è che lì queste famose frequenze, qui andiamo da 10 Hz, ok? La frequenza di un fenomeno, invece, di quale scienza di due buchi neri di masse così grandi, che quindi inizialmente stanno molto molto lontani, è molto molto dietro. Ci vorranno rivelatori nello spazio, cioè devo andare a vedere frequenze ben al di sotto di un hertz. Fanno parte, se vuoi, di quella catena che sta a sinistra, che io ho detto adesso non possiamo Ho vederla, capito. perché andiamo a finire. Più la massa è grande e più le frequenze si abbassano. Questo adesso lo vedremo anche con un altro grafico quando confrontiamo le stelle di neutroni con i buchi neri. Io, se vado qui, noi siamo sulla Terra, i rivelatori sulla Terra sono limitati dal rumore sismico, cioè sotto 10 Hz, così non riusciamo ad andare. Per andare a vedere cose a frequenze molto molto basse bisogna andare nello spazio. Ok. Ed è quello, diciamo, che è in programma di fare. Allora, questa è, forse la salto perché mi sa che è un pochino, semplicemente vi volevo solamente dire, quindi non guardiamo i dettagli, che anni fa abbiamo messo su questo programma appunto di accordo con, quindi LIGO e Virgo, con EM Facilities, cioè con i nostri colleghi che hanno telescopi, radioscopi e satelliti nello spazio, quindi fanno misure di onde elettromagnetiche. E ci siamo messi d'accordo con incontri e abbiamo scritto memorandum of understanding per dire, beh, ma se noi vediamo un segnale, ve lo comunichiamo in forma privata, voi andate a cercare dove noi vi diciamo di cercare e poi insieme pubblichiamo qualcosa. Abbiamo fatto tante riunioni, lo schema adesso non è importante, abbiamo messo su, diciamo, questo schema di lavoro e dietro tutto questo c'è il lavoro veramente di tante persone e anch'io ho partecipato a queste riunioni perché all'epoca ero il coordinatore scientifico della collaborazione LIGO Virgo insieme ad un'altra persona e alla fine ci siamo riusciti ed è quello, diciamo, che poi è avvenuto recentemente. Ecco, finalmente ora vi ho detto il segnale, vi ho detto del rumore e quindi dei rivelatori e possiamo finalmente parlare, diciamo, della parte poi che forse più vi interessa. Finalmente a un certo punto due buchi neri che 1,5 miliardi di anni fa, quando sulla Terra stava avvenendo la transizione da forme di vita unicellulari a multicellulari, hanno vissuto gli ultimi istanti della loro vita, si sono scontrati, hanno mandato un segnale gravitazionale che ha iniziato il suo lungo viaggio nell'universo e finalmente poi è arrivato sulla Terra. Adesso questo filmato forse non lo faccio neanche vedere tutto, ma il segnale parte così, ovviamente in modo isotropo. Noi stiamo da qualche parte. La Terra viene scossa da questo segnale, ma badate davvero poco poco, cioè veramente le cose vanno come se sulla Terra si fosse spostato un nucleo di atomo, parliamo di oro visto che va di moda adesso. Perché come vi ho detto all'inizio, l'onda gravitazionale lascia pochissima energia da noi, interagisce molto poco con noi. Quel segnale oggi è ancora lì, nell'universo che sta camminando. E noi sapete che ci siamo chiesti quando finalmente abbiamo capito che era vero? Beh, chissà quanti tappi di champagne sono partiti per questo segnale. Nel senso, nel suo lungo viaggio, avrà incontrato altri pianeti tipo il nostro, pronti a fare questa misura? Devo dire che secondo me sì. Non posso basarmi su niente di scientifico, La ma sensazione. sicuramente ha incontrato altri pianeti in cui c'era qualcuno, non so se è pronto a cogliere la bellezza della misura, perché dovrebbero avere avuto qualche altro Einstein che ha predetto tutto questo, e altre persone brave, come ecco, i tre che hanno preso il Nobel per la fisica, per trovarsi pronti. Insomma, noi dopo un grande sforzo eravamo pronti e abbiamo visto questo segnale. E qui io comincio a peccare un pochino di modestia, perdonatemi. Perché ho iniziato poi con Newton, con Einstein, perché qui ci dovevo mettere il nostro articolo. Questa è stata la nostra scoperta, è stato, se volete, alla base appunto della motivazione del premio Nobel dato, è stata la prima osservazione diretta di onde gravitazionali e anche la prima osservazione
del mergere, quindi della fusione di un sistema binario di buchi neri. Guardate che noi con questa scoperta abbiamo anche scoperto che esistono buchi neri di masse solari tipo 30, che non era una cosa che si sapeva. Quindi questa, per questo io all'epoca quando mi intervistarono dissi, beh, questo è un doppio Nobel, perché da una parte c'è l'osservazione diretta delle onde gravitazionali e dall'altra c'è l'aver visto un sistema di buchi neri di masse che non si pensava esistessero. Si pensava esistessero i buchi neri al centro della galassia di 1 milione di masse solari, buchi neri molto più piccoli, quelli chiamati primordiali, ma che ci fossero buchi neri di questo range di masse non ce lo aspettavamo. Infatti a questo proposito io non vorrei che sto andando lunga, perché per me posso andare oltre, però io la volevo dire una cosa. Noi la ricerca in realtà per questi segnali non la facevamo neanche. E nelle nostre analisi, diciamo quelle che facciamo velocemente, avevamo la ricerca di questi segnali per oggetti da masse molto più piccole, intorno a 1 e 4 masse solari, e poi avevamo la famosa ricerca per le supernove. Ecco, il segnale è stato visto dall'altro algoritmo, quello che cerca le supernove, perché era talmente forte che l'altro algoritmo ha visto un eccesso. A questo punto siamo tornati indietro e abbiamo fatto le analisi precise, quelle con i filtri adattati, quel video che vi ho fatto vedere prima, e abbiamo capito che erano due buchi neri fatti così, perché non ce l'aspettavamo. Anche questo succede quando si fa scienza. Chiedono una cosa: Sì. l'onda gravitazionale di un evento quanto può durare? Allora, questo abbiamo. Durate diverse, un pochino forse andando avanti si capirà meglio, durate, perché ho proprio un filmatino, durate diverse a seconda del tipo di segnale. Questo segnale di cui abbiamo parlato qui è stato nel nostro rivelatore frazioni di secondo, quindi qualcosa dell'ordine di 200 millisecondi. Questi sono quei segnali che chiamiamo transitori, cioè molto brevi. Cioè se io in quel secondo avessi per qualche motivo avuto il rivelatore spento non l'avrei mai visto. E segnale, più le masse sono piccole e più nel nostro rivelatore sta più tempo, quindi magari possiamo arrivare anche a 100 secondi, e questo però lo vedete bene più avanti. Il segnale invece, quello di cui ho parlato, quello che poi piace tanto a me, che ancora non abbiamo visto, non la supernova, ma quello dalla stella di neutroni che sta lì e gira e gira e gira ed emette onde gravitazionali, e quello dura sempre. Cioè un segnale che se io faccio la misura oggi, domani, dopodomani c'è sempre. Per cui gli algoritmi di ricerca per quel tipo di segnali sono completamente diversi da quelli che cercano questi segnali, che sono questi che chiamiamo transitori, sono basati sulle famose appunto trasformate di Fourier, cioè io devo accumulare dati, accumulo dati, accumulo dati, quindi ci metto 6 mesi, 1 anno, 2 anni, più dati ho e più riesco ad arrivare a fare la misura. Quindi la durata dipende dal tipo di segnali. Questi che noi abbiamo visto ad oggi sono segnali transitori, li chiamiamo così, ossia di durate dell'ordine del secondo. L'esplosione di supernova porta a segnali anche delle durate da frazioni di secondo, qualcosa di questo genere. Il Ok. fondo stocastico è sempre lì, quindi dura sempre, però ha un tempo di coerenza praticamente nullo, cioè come se fosse un rumore che c'è sempre. Ho risposto? Sì. Comunque c'è un filmatino con i segnali che abbiamo visto in cui vedete proprio le durate a confronto di quelli che abbiamo visto. Questo è sempre, ve lo metto perché volevo che dirvelo meglio. Abbiamo messo su questo gruppo di 6 persone che hanno scritto l'articolo e io sono qui. E quindi Bene. nel LIGO Magazine, quando è stata annunciata, diciamo all'interno, questo è un giornalino della nostra collaborazione, sono stati fatti vari articoli, interviste, questo lo trovate su internet, potete leggere tutte le interviste fatte a tutti, allo spokesperson, a chi ha partecipato, c'era questo, diciamo, parte con la nostra figura. Quest'altra ragazza è italiana anche lei, anche se è in Germania. Questo è un francese, ha voluto fare la figura in bagno, perché ci siamo divertiti molto, abbiamo scherzato tantissimo, abbiamo lavorato giorno e notte nei mesi da settembre alla conferenza stampa di febbraio, veramente giorno e notte, quindi l'ho fatta sul letto apposta perché la sera stavo a leggere le mail e a parlare con loro, perché poi eravamo distribuiti su tutto il mondo e lui l'ha dovuta fare in bagno, sapete perché? Perché aveva i figli piccoli e quindi quando faceva le teleconferenze con noi i figli dormivano e non poteva fare rumore, ha una casa piccola, si chiudeva in bagno. E quindi ha detto io la faccio in bagno, non lo capirà nessuno, però se guardate si vede. Sì. Ci siamo divertiti da morire, abbiamo lavorato tanto, ma ci siamo divertiti perché poi dietro tutto questo c'è molta psicologia, chi vuole essere citato, chi ci scriveva perché non mi avete citato, ma io ho fatto questo, io ho fatto quest'altro. Abbiamo avuto un intervento anche di un personaggio famoso del quale però non vi dico il nome, che è molto molto famoso, lo conoscete tutti.
che si era un pochino adontato perché non l'avevamo citato e aveva avuto l'articolo prima che uscisse. E abbiamo dovuto fare una teleconferenza di corsa, alla quale ha partecipato anche Kip Thorne, appunto il premio Nobel, per decidere se non era il caso di citarlo, e abbiamo deciso, perché poi noi avevamo pieno potere decisionale, che non era il caso di citarlo. Bene, eccolo il segnale. Vedete, qui già c'è una scala di tempi e lo potete sentire. Questo è un secondo, tutto e mezzo secondo. Questi segnali fanno così, cioè se io li convertissi in suono, ovviamente non suonano, ma se io li convertissi in suono suonerebbero così. C'è questo banana shape che noi chiamiamo chirp, e quindi all'epoca qualcuno mise su questa vignetta molto carina. Il chirp è il suono che fanno gli uccelli, appunto, no? Questa frequenza che aumenta, aumenta, aumenta. E beh, noi adesso ci piace pensare che viviamo in un mondo in cui gli uccelli poverini saranno confusi e non sanno più se si sono scontrati i buchi neri o se si sono chiamati uno con l'altro. Io penso che forse è il caso di saltare queste più specifiche, perché non vorrei portare via troppo tempo. Questo è, Via, diciamo, puoi un... decidere Ah, se saltare o se tornare. come volete voi. Se poi volete che torno indietro, io non ho problemi, però non voglio abusare troppo del vostro tempo perché No, ci no, sono ancora dico, molte puoi decidere se saltare. Allora, cose. sono le Ah! 11 e tu stai all'università ancora, quindi. Ah, come, io non ho problemi, no, no, assolutamente, come volete voi. Dunque, ditemi voi come volete, io veramente non ho problemi. No, vabbè, l'alternativa Quello è che che torni preferite. un'altra sera. Ah, però non so Questo. se per voi questo è efficiente, come No, vi piace. vabbè, diciamo più o meno. Possiamo finire? Non lo so. Vabbè, sì, finiamo. Non so se le persone poi si stancano una certa ora. Comunque, diciamo che non manca Vai, moltissimo, vai, però. andiamo. Allora, beh, queste sono le caratteristiche dell'evento. Ci tenevo semplicemente a farlo vedere che con una rivelazione abbiamo verificato alcune predizioni di Einstein, abbiamo cominciato veramente ad andare oltre il visibile, a studiare le caratteristiche di queste stelle, soprattutto a studiare la materia e la gravità in condizioni estreme. Eccoli. A luglio 2017, quindi siamo arrivati già vicino, siamo partiti da Galilei, quindi ci siamo, e i due, Virgo ancora non funzionava, i due rivelatori LIGO hanno visto cinque segnali di questo tipo, cioè due buchi neri che si sono scontrati. Questo è il tempo, vedete, questo è 0, 1, 2, 3 secondi, e questi sono proprio i segnali, le ampiezze sono in scala, cioè questo era più grosso, è stato il primo, questo è durato di più. Vedete, questo 2 secondi risponde alla domanda di prima. Perché è durato di più? Perché sono masse più piccole. In questo tipo di sistemi, più la massa è piccola, più lui resta tanto tempo nella banda del nostro rivelatore. Li abbiamo visti tutti. Arriviamo ad agosto. Il 1 agosto Virgo entra in misura, perché finora Virgo non aveva funzionato. Lasciamo questa. Questi siamo noi ad agosto. Questo è il mio gruppo. Io sono qui. E questi siamo noi al passaggio dell'evento. Non sei mai stabile, però. No, bene, e questa è la figura di prima con questo evento aggiunto. Questo si è fermato qui perché le masse erano più grandi, erano abbastanza grosse, quindi questo è quello più piccolino. Ovviamente sono tutti a distanze diverse, questo era 1,5 miliardi di anni luce, e questo qui è quello che ha visto anche Virgo, quindi per noi questo è particolarmente importante. A questo punto, lascio perdere anche questa. A questo punto, 17 agosto, guardate il film. Eccolo, 17 agosto, non so se qualcuno di voi questo filmatino l'aveva già visto, perché un pochino gira. Finalmente è arrivato da noi un segnale che ha iniziato il suo viaggio 130 milioni di anni fa, quando sulla Terra c'erano i dinosauri. Questo segnale è diverso da quelli di cui abbiamo parlato finora. Non si sono più scontrati tra loro due buchi neri, quindi due masse grosse, diciamo, ma due stelle di neutroni. Quindi due stelle di neutroni che stavano orbitando una intorno all'altra si sono scontrati. Questo fenomeno per certi aspetti è simile al precedente, ma per altri è molto molto diverso. Perché il buco nero, nel momento in cui si scontra, emette onde gravitazionali e basta, forma un terzo buco nero e finisce lì. Le stelle di neutroni sono oggetti più complicati e quindi, nel momento in cui si scontrano, succede quello che avete visto nel filmato, cioè la luce.
ossia vengono emessi anche altri tipi di segnali. E quello che è successo qui è che il nostro programma di appunto collaborazione con colleghi che fanno altro, quindi che lavorano con radioscopi, telescopi, satelliti, che cercano altro, raggi gamma, luce, segnali radio, e ha funzionato perché noi abbiamo mandato l'allerta, l'informazione, guardate, c'è stato questo evento e a seguito di questo è partita una campagna pazzesca di analisi che ha portato a un sacco di risultati congiunti, che hanno visto il lavoro congiunto di un sacco di persone. Ci tenevo a farvi vedere questo per farvi capire che in tutto questo è importante questo disegnino qui, ossia il segnale è partito da questa stella, è arrivato su Virgo e sui due rivelatori LIGO, ok? E quello che è importante per i nostri colleghi astronomi è sapere dove andare a guardare il cielo, cioè non gli possiamo dire ok, è arrivato l'evento, guarda ovunque, perché giustamente questi rivelatori di qualunque tipo essi siano possono guardare solamente una parte di cielo, quindi devono sapere dove andare a guardare, peraltro essere anche abbastanza fortunati da stare in quel momento in una situazione in cui quella regione di cielo la possono guardare. Ecco, tutto questo è possibile solo se i rivelatori sono almeno tre, con due rivelatori il cielo non può essere, la posizione del cielo non può essere stimata molto bene. Quindi il fatto di avere due rivelatori LIGO e un rivelatore Virgo è stato fondamentale per il successo di tutto questo. E il segnale, questo pure forse non interessa molto, comunque il segnale è stato per circa 60 secondi, questa volta molto molto più lungo, nella banda dei nostri rivelatori ed era un segnale veramente veramente grande. Rapporto segnale-rumore 32 vuol dire che effettivamente il segnale è un segnale grande. Eccolo. Vedete, in questo grafico è lo stesso di prima, l'ho ripetuto perché così resta. Questi sono quei segnali di prima, questo è lui. Questo risponde meglio alla domanda della persona che ha fatto prima, quanto durerà? Questo non finisce mai, durerà 60 secondi, ora lo io interrompo perché non abbiamo tempo, però è un segnale molto piccolo, vedete che in ampiezza è molto piccolo rispetto agli altri, e però sta nella banda del nostro rivelatore veramente per tanto tempo. Le masse in gioco adesso sono dell'ordine di una massa solare. Mentre prima avevamo parlato di 30, 40, 20, quindi numeri molto più grandi, proprio perché questo oggetto è una stella di neutroni. Adesso, prima abbiamo visto le caratteristiche dei buchi neri, qui vediamo quelle della stella di neutroni, e questo già ve l'ho detto, questo pure. Ecco, le masse sono intorno a una massa solare, quindi un sole, due soli, sono numeri di quest'ordine di grandezza, quindi molto diversi da quelli dovuti, da quelli invece che ci produrrebbero buchi neri. Questo l'ho segnalato per un altro motivo, perché un problema di queste analisi è l'angolo di vista, ossia quanto noi siamo ben orientati rispetto alla sorgente che emette. La sorgente che emette comunque è un qualcosa che ruota, che orbita attorno a un certo asse. Ecco, questo è molto importante perché se non riusciamo a stimare bene quest'angolo abbiamo problemi nella stima della distanza della stella. Se non riusciamo a stimare bene la distanza non riusciamo a dire bene ai nostri colleghi dove andare a guardare in cielo. Quindi diciamo che sono, è solo per farvi capire, ci sono delle misure complicate comunque dietro. Su questo non c'erano dubbi. Questo sì. Una delle cose importanti che si studia e che si riesce a capire, che si è riusciti a capire, è quanto compatte siano queste stelle. A parità del fatto che io ho una stella di neutroni, la stella di neutroni può essere di tipo diverso, più o meno compatta. Compatta vuol dire densa. Ecco, quelle che noi con le nostre analisi siamo riusciti a dire è che queste stelle sono molto compatte e che il loro raggio è più piccolo di 14 km. Questa è una misura che abbiamo fatto. Cioè noi siamo riusciti da quella misura a dire, guardate, due stelle di neutroni sono scontrate, due stelle di neutroni di raggio minore di 14 km. Ma rianalizzando un pochino meglio adesso i dati, a fronte di altre informazioni che abbiamo, possiamo fare anche meglio. E io salterei questo. Questo l'ho messo perché vi volevo dire che non è tutto così, cioè tutto bello, però in realtà ci sono dei problemi dietro, cioè in realtà noi non siamo sicurissimi, questo è quello che è scritto qui, che due oggetti che si sono scontrati fossero veramente due stelle di neutroni, potrebbero essere una stella di neutroni e un buco nero, perché le masse sono un pochino al limite tra quella della stella di neutroni e quella del buco nero.
E l'altro problema, che non è un problema, è un problema semplicemente perché è ancora aperto, e sono analisi che stiamo facendo oggi, e questo risponde ancora alla domanda che ha fatto la persona prima, che quindi era veramente pertinente, è questa. Ma adesso questi due oggetti si sono scontrati, ne hanno creato un terzo. Ma il terzo che cos'è? Potrebbe essere un buco nero o potrebbe essere una stella di neutroni, ma potrebbe essere anche una stella di neutroni instabile che dopo un pochino di tempo diventa un buco nero. Allora, quello che noi stiamo facendo adesso sono delle analisi, per quello che ho chiamato questo Port Merger Signal, delle analisi cercando di capire se è possibile che questo oggetto formato sia stata una stella di neutroni instabile, che magari adesso è diventata un buco nero, ma che per un tempo dell'ordine di 100 oppure 1000 secondi oppure dell'ordine di qualche giorno ha emesso un segnale gravitazionale. Quindi ora noi stiamo cercando, nei dati che tanto li abbiamo conservati, possibili segnali di durate dall'ordine di centinaia di secondi fino a un giorno che potrebbero essere stati emessi dopo che le due stelle si sono scontrate. Vi dirò che purtroppo non riusciremo a vedere nulla, perché questo oggetto è troppo lontano e questo tipo di analisi non è così sensibile al segnale come quella che vede lo scontro dei due segnali. Quindi, solo per dirvi, ci sono problemi aperti, chi erano veramente i due oggetti, e ci sono analisi ancora in corso. Bene, ma non solo onde gravitazionali, ossia, questo è il nostro evento. Al tempo dell'evento, i due satelliti che cercano emissioni di raggi gamma nell'universo, fermi e Integral, hanno visto nei loro dati questo, questo e questo. Questi non sono dati nostri, non sono quelli su cui io ho il controllo, ma quello che è successo è che 1,7 secondi dopo rispetto al nostro segnale è arrivato un fiotto di raggi gamma, quindi qualcosa di molto energetico, a sconvolgere il Gamma Ray Burst Monitor satellite Fermi, del quale ora ho una foto, e Integral. Questo vuol dire che le nostre due stelle si sono scontrate e nel processo si sia prodotto un fiotto di raggi gamma. Questo ci ha confermato che questi raggi gamma, chiamati brevi, perché sono della durata molto molto breve, questi sono frazioni di secondo, che noi vediamo essere nell'universo, effettivamente sono nati a seguito dello scontro di stelle di neutroni. Questo è quello che la teoria ci diceva, ma che non era mai stato visto, ed è stato visto adesso per la prima volta. Questo è Fermi, se andate sulla pagina di Fermi, Gamma Ray Space Telescope della NASA, vedete questo, cioè il risultato è talmente importante che la NASA ha messo questo. E questo è Integral, che invece è ESA, quindi European Space Agency. Sono strumenti che appunto stanno nello spazio. Ma non finisce qui. Altri nostri, diciamo, partner, quindi persone che lavorano nell'ottico, persone che lavorano nel radio, quindi questa volta con strumenti a terra, hanno puntato in quella direzione e tutti hanno visto qualcosa. Hanno visto tutti tanto. Gli unici che purtroppo non hanno visto nulla sono quelli che lavorano con i rivelatori di neutrini. Da questi fenomeni ci si aspetta anche emissione di neutrini, probabilmente, ma forse è troppo lontano e le sensibilità dei rivelatori di neutrini non tali ad oggi di poter vedere qualcosa. Gli altri hanno visto tutto. Io ieri ero in un workshop dell'ASI, quindi l'Agenzia Spaziale Italiana, dove abbiamo parlato un po' a tutti ed erano tutti contentissimi e entusiasti, tranne il collega appunto che lavora con i neutrini. E forse posso lasciare anche questo e andare a cose più, diciamo. Ecco. Questo è per darvi un'idea di quante persone hanno lavorato insieme. Allora, 93 gruppi diversi nel mondo e un totale di 200 telescopi hanno firmato accordi con noi. 70 gruppi e 100 telescopi hanno lavorato su questo evento. Sono stati dati tanti nomi diversi a questo evento, ma tutti che contenevano la data, perché sono stati visti onde gravitazionali, raggi gamma, raggi X, raggi ultravioletti, emissione nell'ottico, infrarosso. Beh, insomma, abbiamo lavorato per 45 diversi paesi e quindi questa scoperta ha anche importanti ricadute sociologiche. Siamo riusciti a lavorare insieme, a collaborare bene, diciamo, e senza litigare troppo. Ecco, è stata la prima volta in cui le onde gravitazionali e la luce insieme si sono visti. E poco dopo, 11 ore dopo il nostro alert, quindi il nostro segnale,
I colleghi che lavorano appunto nell'ottico hanno visto un'immagine ottica che io adesso vi farò vedere in una galassia ed è stata identificata la galassia sorgente dell'evento a 40 megaparsec da noi, era una galassia catalogata NGC 4993. Cioè noi sappiamo che questo evento è avvenuto qui. Per i buchi neri noi non lo sappiamo dove è avvenuto perché non abbiamo una controparte elettromagnetica, non abbiamo potuto vedere altro che il nostro segnale. Poco alla volta il segnale è passato per il blu fino ad arrivare nel rosso. Osservazioni nel radio sono arrivate dopo e osservazioni sono ancora oggi in corso. Ecco, guardate questo filmato che vi spiega. Guardate la freccia e il puntino qui. Questo è il puntino che è andato da prima non c'era, poi blu, poi rosso e poi risparisce. E questa è l'energia nelle varie gamme spettrali di osservazioni che sono stata vista dai vari strumenti. Pia, chiedono a che cosa sia dovuto il ritardo da 1,7 secondi tra l'onda e il gamma ray burst. Allora, questo è un punto importantissimo, veramente, nel senso che chiaramente il gamma ray burst quando viene emesso, allora, quando due stelle di neutroni cominciano appunto la fase di avvicinamento e sono sempre più vicine, prima di scontrarsi, quello che succede è che siccome le stelle di neutroni non sono come i buchi neri, per quanto compatte, si eserciteranno delle forze di marea molto forti tra una e l'altra. Quindi c'è proprio del trasferimento di materia di una verso l'altra. Le velocità che questo, diciamo, flusso di materia, che quindi è un plasma sempre di temperatura altissima e soprattutto di velocità altissime, velocità che possono essere anche un terzo, un mezzo della velocità della luce o raggiungerla quasi, a questo punto si ha quindi questa forte accelerazione di particelle e questa emette questo lampo. Però il lampo dove viene messo? Per esempio, potrebbe essere messo ovviamente all'interno, diciamo, di questo flusso e necessita di un po' di tempo per uscire fuori, ossia la modellistica che c'è dietro ancora non è completamente chiara e al momento stanno uscendo un sacco di articoli, un sacco di discussioni su qual è il modello di emissione del gamma ray, ma una cosa è certa, chiaramente che l'emissione del gamma ray sia assolutamente contemporanea a quella al picco gravitazionale, perché 1,7 secondi si riferisce alla distanza tra il tempo al quale noi abbiamo osservato il picco del segnale gravitazionale e il tempo al quale invece è arrivato il raggio gamma. Ecco, questo è assolutamente impossibile. Allora, noi abbiamo usato questa informazione per dire, ok, immaginiamo che siano stati emessi insieme, allora questo avrebbe un'implicazione, se fossero stati emessi insieme e il fotone è arrivato più tardi di 1,7 secondi rispetto all'onda gravitazionale, allora vuol dire che l'onda gravitazionale va più veloce della luce. E abbiamo anche detto di quanto, questo io ve lo farò vedere. Oppure abbiamo preso dei modelli di stima ragionevoli su quanto tempo dopo il gamma potrebbe essere stato emesso e addirittura questi modelli portano anche 10 secondi di ritardo. Cioè, secondo i modelli correnti di emissione del gamma rispetto all'onda gravitazionale in un fenomeno così complicato, perché badate, le forze di marea da modellizzare sono complicatissime, ovviamente, prevedono emissioni ritardate anche di 10 secondi. Allora, se il gamma fosse stato emesso 10 secondi dopo l'onda gravitazionale, chiaramente questo invece poi ha altre implicazioni sulla velocità dell'onda gravitazionale rispetto al fotone. Però ecco, è dovuto sicuramente al fatto che è praticamente impossibile che ci sia emissione istantanea. Quindi molto ragionevolmente, anche dalle stime che poi abbiamo fatto, sia il fotone che il gravitone hanno viaggiato entrambi alla velocità della luce, quindi l'onda gravitazionale e il flusso di gamma ha viaggiato alla velocità della luce, però il flusso che è stato misurato è partito dopo rispetto al picco gravitazionale, ma questo non c'è nulla di male. Non so se ho Sì, risposto. benissimo. E comunque, guardate, appunto, proprio ieri anche all'ASI c'è veramente discussione perché ci sono molti problemi su quale potrebbe essere poi questo meccanismo di emissione, perché il meccanismo di emissione dei raggi gamma, appunto, non è banalissimo e poi soprattutto è la prima volta che lo osserviamo così in coincidenza con onde gravitazionali. Quindi quello che è vero è che noi potremo rispondere meglio anche alla domanda della persona che ha fatto nel momento in cui di questi ne avremo osservati un certo numero, perché allora a quel punto vedremo. Non sarà mai sempre 1,7 secondi, ovviamente, però magari sarà un numero dell'ordine del secondo e ci aiuterà a capire. Oppure potremmo avere sorprese e trovare anche situazioni, diciamo, in cui le cose vanno diversamente. Perfetto.
Ecco, questo ve lo faccio vedere perché in questa grande emissione, quindi di luce e di materia, quindi a seguito della nostra osservazione, quella che è stata chiamata appunto una kilonova, quindi non una supernova, quello di cui ho parlato prima, ma questo fenomeno ha questo nome, kilonova, beh, effettivamente. E sono stati prodotti, questa è proprio la fabbrica, il punto dove si producono gli elementi più pesanti del ferro. Se voi guardate qui in questa graziosa tavola degli elementi, qui ci sono i colori e il fenomeno stellare che le produce, e andate al colore Merge in Neutrostar arancione, vedete che tutti gli elementi più pesanti, in particolare quelli della serie così chiamata dei lantanidi, anche l'oro. Però si è insistito sull'oro semplicemente perché era quello che poi faceva più colpo, ma ovviamente non ha nulla di speciale rispetto agli altri. E sono gli elementi che vengono prodotti da quella che si chiama cattura neutronica, quindi i processi R, vengono prodotti in questo tipo di fenomeni. Quindi effettivamente abbiamo veramente finalmente visto la fabbrica di questi elementi pesanti. Le esplosioni supernova invece producono altri tipi di elementi, il Big Bang produce l'idrogeno e l'elio, vedete il blu, e quindi in sostanza davvero, io qui mi sono permessa di scherzare, possiamo dire che come Trilli quando casca butta in giro polvere di fata e così i bambini possono volare, noi dobbiamo veramente il nostro volo, quindi la nostra vita alle stelle. Io sulle favole ho Questo traumi è d'infanzia, non le conosco, però vabbè. Peter Pan. Ecco, vabbè. Ecco, guardate questo filmatino perché è un altro modo di vedere quello di prima. Abbiamo lavorato insieme ai nostri colleghi spaziali, terrestri, noi e tutto lo spettro elettromagnetico nei giorni, vedete che la freccia va in funzione dei giorni. Abbiamo l'emissione radio dopo 16 giorni, infrarosso, ultravioletto, visibile, cioè ce n'è stato veramente per tutti. È stato veramente un successo dell'ESA, dell'ASI, degli esperimenti di onde gravitazionali, è stato veramente un successo mondiale. In questo momento, ripeto, questa scoperta sta avendo un sacco di ricadute, perché chiaramente ora si parla, ma l'esperimento, non so, Integral, magari doveva essere spento, no, ma lo lasciamo su, perché comunque può misurare onde gravitazionali, può misurare raggi gamma in coincidenza di onde gravitazionali. Cioè, la fisica, diciamo, di questo tipo verrà chiaramente, sicuramente molto condizionata da questa scoperta, che è in questo momento la cosa di cui veramente in questo ambiente molto esteso, come vedete, più si parla. E, questo era solo per, ma l'ho già detto prima parlando, quindi non c'è bisogno che io ve lo dica. E avevamo perfettamente ragione anche qui la persona che ha fatto la domanda, e ci sono un pochino dei misteri. Ancora da risolvere, qualcosa da capire, e che veramente, nonostante molti teorici si stiano dando da fare per cercare dei modelli per capire l'emissione del gamma esattamente come è avvenuta, a che angolo rispetto a noi, e se era un'emissione molto binnata, cioè veramente un fascio molto stretto, oppure un cono largo, oppure una emissione uniforme, insomma, ci sono molti discorsi che chiaramente, sicuramente. E andranno avanti e si capirà qual è migliore lo scenario rispetto ad un altro, ma sicuramente solo, almeno questa è la mia opinione, facendo altre misure e ripetendo quindi su altri segnali questo tipo di misura si potrà arrivare ad una risposta. E ecco una sintesi. Con un solo evento abbiamo fatto tante cose. Abbiamo studiato un pochino la composizione di questi oggetti, stelle di neutroni molto estremi, vi ho detto prima, la compattezza, questo vuol dire la struttura. Abbiamo avuto la conferma che i gamma ray burst piccoli sono nati nello scontro di stelle di neutroni. Abbiamo osservato la produzione degli elementi pesanti. Abbiamo confrontato la velocità delle onde gravitazionali e di quelle elettromagnetiche e abbiamo avuto una conferma, in realtà, perché il discostamento è veramente bassissimo, che Einstein aveva ragione ancora una volta, ossia le onde gravitazionali viaggiano alla velocità della luce. E abbiamo addirittura fatto una prima misura indipendente dalle altre della costante di Hubble, che non so esattamente se sapete che cos'è, ma è il rate di espansione dell'universo, con un solo evento. E quindi ovviamente con altri eventi potremo veramente, veramente mettere dei tasselli molto importanti in questo quadro di fisica fondamentale e poi potremo anche arrivare davvero a comprendere di più il Big Bang. Io non so se
Ho dei dettagli sui quali non so se è necessario, è il caso, volete che io vada, data l'ora, ditemi sinceramente perché io non ho problemi, però forse possiamo andare alle conclusioni, Guarda, problemi non li oppure ho neanche io, vediamo un attimo che dicono loro. le Intanto ho una persone che domanda, sai, dicono. se Certo, posso. io ripeto, poi posso tornare anche per domande, se le persone sono interessate, vogliono rivedersi le slide e vogliono rifare una serata in cui ci riandiamo sopra, magari su qualcosa che ho saltato o detto velocemente, io sono contenta. Allora, la prima onda gravitazionale, poi a noi arrivano soltanto, diciamo, le cose di divulgazione, quindi magari sto dicendo Sì. una cosa che non ha. La prima onda gravitazionale era stata accompagnata da un lampo gamma da qualche parte lì, che per un po' di tempo era stato forse abbinato, forse no, poi è stato detto che era una casualità. Sì. Ma in realtà come si faceva a dire che la zona era quella se era stata captata soltanto da due interferometri? Cioè era un'area di cielo. Infatti questo era il problema. Allora, nella prima onda gravitazionale, quel programma di follow-up elettromagnetico di cui vi ho parlato, quello che ho fatto vedere in quella slide, noi diamo il trigger, eccetera, era già ovviamente in funzione. Quindi quello che è successo, che nonostante noi avessimo detto sono due buchi neri, perché abbiamo visto subito che erano buchi neri, perché le masse erano grosse, chiaramente la campagna di follow-up è seguita, perché anche se la teoria ti dice se sono buchi neri non vedi altro, però potrebbe anche essere che magari c'è qualcosa che non c'è perfettamente sotto controllo, oppure semplicemente può essere che i due buchi neri scontrati fossero stati in una regione dell'universo ricca di polveri, quindi di gas stellari di altro tipo, quindi qualcosa che poi nel momento in cui c'è lo scontro viene in qualche modo eccitata e manda un lampo. Quindi non era così improbabile eventualmente poter misurare qualcosa. Però come dici tu, visto che avevamo solo due rivelatori e quindi la localizzazione con due rivelatori può essere fatta solamente andando a guardare il tempo di ritardo del segnale dai due rivelatori, e questo mi dà praticamente una fascia sul cielo molto larga, anzi mi dà anche ambiguità tra il sud e il nord in sostanza. E quindi questo era il punto difficile. Però è partita nonostante tutto la campagna elettromagnetica e quindi alcuni colleghi hanno in questa regione di cielo così ampia comunque e notato, ecco, un eccesso. E il problema lì era proprio che, appunto, a quel punto uno deve dire: io ho un'incertezza alta sulla localizzazione. Quanto probabile è comunque che il segnale sia non un segnale associato all'altro? Quindi io sto vedendo qualche altra cosa, perché poi di lampi gamma siamo pieni. Effettivamente, poi, quindi l'analisi accurata dei dati ha fatto capire che se non altro non c'era abbastanza confidenza statistica per poter dire che effettivamente i due segnali erano associati. Mentre invece in questo caso la presenza del terzo rivelatore, la regione di cielo bassa, ha fatto sì che la confidenza statistica sul fatto che questi segnali, i gamma osservati da Fermi, da Integral e l'onda gravitazionale osservata da noi fossero associati è stata veramente altissima. Cioè, la probabilità che i due siano associati per caso è veramente un numero che è talmente piccolo che neanche lo riesco a dire. Quindi, sì, la situazione era completamente diversa. Quindi lì c'era che non ci aspettavamo nulla e quindi già accolto in maniera un pochino così, con i piedi di piombo dalla comunità, il risultato. Comunque, una cosa è che un risultato te lo aspetti, una cosa è che non te lo aspetti, ovviamente, perché insomma uno poi deve sempre andare avanti cercando di non sconvolgere le cose che già sa, ma di impararne di nuove. E due, appunto, il fatto che quindi la regione cielo era talmente troppo alta, quindi dobbiamo dire che in realtà l'analisi era abbastanza era difficile farla, ecco. Poi qualcuno è rimasto convinto che quel segnale fosse vero, qualcuno meno, però diciamo che la confidenza statistica non è abbastanza alta da dire nulla. Perfetto. Allora, volete sentire un pochino questi risultati di fisica fondamentale più in dettaglio? Basta quello che ho detto prima, che abbiamo dato una misura indipendente della costante di Hubble, della No, dai, velocità della qualcosina. luce? Vado alle conclusioni. Allora, la costante di Hubble è questa cosa che è disegnata qui in sostanza, cioè l'universo si espande quando le galassie, ovviamente io vedo un oggetto che si allontana o si avvicina, o spostamenti rispettivamente verso il blu e verso il rosso. Quindi vabbè, la molla fa, l'universo non fa così avanti e dietro. Quindi questo è per far capire
che ovviamente ci sono degli effetti che portano a una diversa coloratura delle righe spettrali che si osservano. E quindi Hubble ha osservato che la luce delle galassie lontane ci mostrava uno spostamento verso il rosso, e verso il rosso, se guardate il disegnino, vuol dire che le galassie si allontanano. La velocità di allontanamento è proporzionale a quanto distante sono. Ora, questa misura della costante di Hubble è uno dei problemi, non problemi perché in realtà è misurata, sicuramente, però diciamo, è una delle cose più importanti a livello cosmologico, diciamo, per la comprensione del nostro universo. E è una misura che si può fare con metodi diversi, che io adesso non sto qui a descrivere, e due diversi tipi di esperimenti, Planck e Schultz, hanno dato risultati che sono un pochino diversi tra loro e sono rappresentati in questo grafico. Guardate qui, il risultato di Schultz mi dice che la costante di Hubble ha un valore tra 70 e 78, sono chilometri al secondo per megaparsec. Il risultato di Planck è questo, mi dà un valore un pochino più piccolo, intorno a 68, stiamo qui. Guardate solamente l'ordinata importanza solamente da questo punto di vista per capire che stiamo a questo numero o questo numero. Ecco, di solito ci si basa quindi su sirene standard, quindi su metodi, diciamo, che sono basati sul fatto di conoscere comunque la posizione di certe stelle o di certe galassie. Ecco, nel nostro caso, il tipo di segnale che osserviamo è veramente bello. Io qui ho messo un'equazione che sembra complicatissima, ma in realtà è molto semplice. L'ampiezza del segnale che noi abbiamo visto nei nostri dati, è questa A qui, dipende da questa M, e questa M si misura benissimo. Questa è quella che si chiama la massa del chirp. Ed è quella che misuriamo con quel giochino che vi ho fatto vedere prima. Quando la forma d'onda fitta bene i dati, vuol dire che le masse sono quelle, io vi ho detto. Ossia l'evoluzione in frequenza e fase del segnale ci dà questo parametro, questo si misura benissimo. Questo è, diciamo, un fattore di forma che dipende, teta e phi è dove sta la sorgente nel cielo, e questo i e psi è come è inclinata rispetto a noi. Questo si è misurato bene con tre rivelatori, quindi noi sappiamo dove sta la sorgente nel cielo. Questo invece è un pochino più complicato. Ecco, l'inclinazione ve l'avevo segnalata anche prima, perché quello ci dà un pochino di problemi. È la cosa, diciamo, se volete, un pochino difficile da misurare. Questa è facilissima perché è l'evoluzione in frequenza del segnale. Allora, praticamente, quando noi misuriamo l'ampiezza del segnale, abbiamo una misura della distanza. L'unica incognita è l'incertezza su quanto è inclinata la sorgente che noi misuriamo rispetto a noi, rispetto al nostro asse di vista, cioè se io la vedo dritto per dritto o se forma un certo angolo con me, dipende da come sta messa, quindi da come la vedo. Allora, il fatto che abbiamo un'incertezza su questa misura mi dice quanto è l'errore in sostanza della mia misura della costante di Hubble, ma io semplicemente misurando questo e date queste cose che misuro molto bene, so quanto è distante la sorgente. Siccome la costante di Hubble sta in questa formula, V uguale H per D, allora io ho stimato con la sola onda gravitazionale quanto è distante. Questa velocità è la velocità con la quale la galassia si allontana da noi. Nel momento in cui i nostri partner elettromagnetici hanno individuato la galassia, ci hanno detto la galassia è quella, nei cataloghi c'è scritto quanto velocemente questa galassia si allontana da noi. Quindi guardando quel numero e dalla distanza che abbiamo misurato, senza l'uso quindi di quelle che chiamiamo le candele standard che usano gli altri, quindi senza dover usare altre informazioni di tipo astrofisico, abbiamo fatto una misura della costante di Hubble che è questa qui in blu. Vedete questa curva qui, che ha il pregio di essere sia compatibile con Planck e Schultz, lo svantaggio in sostanza quindi di non dire niente di nuovo, perché in effetti è compatibile con entrambe, semplicemente perché questo errore è un pochino grande. Però abbiamo fatto la misura è sicuramente una misura molto ragionevole perché è compatibile con quello che già si sa, e quello che però adesso sappiamo è che noi nel momento in cui misureremo altri di questi eventi, e noi ci aspettiamo nel prossimo run di misurarne altri, effettivamente questo errore si ridurrà e potremo forse, questa è la nostra speranza, mettere, diciamo, pace o se non altro dire la parola finale tra i due litiganti, tra Planck e Schultz, cioè direi ragione tu, no, hai ragione tu, perché potremmo fare una misura in modo completamente indipendente. E questo, diciamo, per noi è un risultato veramente importante. L'altra è questa di cui già vi avevo parlato, già vi ho detto appunto che c'è questa incertezza nell'emissione, grazie alla domanda che ha fatto questa persona prima.
abbiamo potuto, usando l'informazione di 1,7 secondi e usando l'informazione, i modelli ci dicono che al massimo il fiotto di raggi gamma può essere partito 10 secondi dopo l'onda gravitazionale, abbiamo potuto dire che la variazione di velocità tra l'onda gravitazionale e la radiazione elettromagnetica è veramente piccola. Guardate questo numero, 10 a meno 16, 10 a meno 15, vuol dire che Einstein aveva ragione. Cioè, per quello che noi possiamo dire oggi, l'onda gravitazionale viaggia davvero alla velocità della luce. Anche questo ovviamente sarà ripetuto con altri segnali. E poi abbiamo anche fatto una misura del famoso test di equivalenza, scusate, quello di cui abbiamo parlato all'inizio di Galileo, in sostanza, cioè l'uguaglianza tra massa gravitazionale e massa inerziale. Non vi dico meglio come l'abbiamo fatto misurando questo, cioè noi abbiamo visto che la curvatura alla quale è stata soggetta l'onda gravitazionale, in sostanza, e l'onda elettromagnetica è la stessa, cioè hanno fatto la stessa strada. Questo vuol dire che si comportano allo stesso modo e anche questo risultato praticamente è assolutamente in accordo con quello che ci si aspetta da Einstein, in sostanza, quindi dalla teoria della relatività generale. Questo in effetti io non penso che tutti possano capire tutto, però volevo solo darvi l'idea che non è solo quello di cui forse si parla sui giornali, quindi con l'emissione dell'oro, no? Le cose di cui poi si è parlato di più, alla fine sono l'oro e non so bene che cos'altro. Ci sono fatti dei test di fisica fondamentale molto molto importanti, insomma, almeno per chi studia queste cose e comunque per la comprensione non solo dell'universo, quindi non solo dell'astrofisica, della cosmologia, ma anche veramente della fisica fondamentale. Ma non finisce qui. Anche se questo parlando ormai già ve l'ho detto, abbiamo visto un sottoinsieme delle cose possibili, ma noi lavoriamo a cercare le esplosioni da supernova, il fondo stocastico e poi chissà, siamo pronti anche a cose esotiche che magari non possiamo immaginare, oppure le stelle di neutroni, queste qui, queste che mettono, questo è proprio quello che faccio io, cioè io scrivo al momento, insomma ho fatto tante cose nella vita, ho fatto le supernove. Ho fatto il coordinatore scientifico, quindi mi sono occupata un po' di tutto, insomma, ho fatto varie cose, però adesso quello su cui negli ultimi anni mi sono più concentrata sono queste. Perché poi se una volta volete vi racconterò bene il problema che c'è dietro perché è veramente grande, abbiamo Sì. problemi di calcolo pazzeschi per cercare queste sorgenti. E direi che abbiamo finito. E questo è la rete di rivelatori, come sarà tra poco, due LIGO, un Ok, Virgo. infatti avevano chiesto anche sviluppi sugli interferometri, quindi questa Sì, era la è risposta. chiaro che io qui mi sono limitata praticamente a due slide, pure qui c'è molto da dire, perché allora quello che adesso si sa è questo, in questo momento LIGO e Virgo sono fermi e siamo in attesa di stanno facendo dei miglioramenti per migliorare ulteriormente la sensibilità, il che vuol dire andare più lontano, ora ve lo farò vedere, andare più lontano vuol dire vedere più sorgenti, vedere più cose e vuol dire abbassare quella curva, quindi quel giochino che vi ho fatto prima, quindi renderla migliore, quindi andare più lontano, quindi vedere più cose. E ripartiranno probabilmente a fine 2018, non prima. Nel frattempo ci sono i giapponesi che sono bravissimi e stanno portando avanti un progetto che dovrebbe essere pronto nel 2019, a quel punto ne avremo quattro. E poi in India c'è questo progetto che partirà un pochino più avanti, 2024. Questo è un rivelatore costruito con l'aiuto degli americani, anzi proprio in America, e poi verrà portato lì. Qui anche c'è una storiella carina. Per anni abbiamo discusso, non io direttamente, devo dire, ma gli Spock Person, altre persone, con il governo indiano per cercare di approvare questo progetto in India. E sapete quando è stato approvato? Il giorno dopo la conferenza stampa dell'annuncio della prima onda gravitazionale. È Ah, arrivato l'annuncio che il governo indiano aveva approvato il progetto. È stata la prima ricaduta. non era È stato proprio immediato. pianificato, era proprio, Eh? non era Era pianificato, era. subito. No, avevamo già parlato, discusso, ma quelle cose che non si approvano mai, ma chissà, forse c'era un punto interrogativo, si farà, non si farà. Molti si erano impegnati a dare appunto supporto per la costruzione, si doveva cercare il sito, ma si stava fermi così. L'annuncio ufficiale dell'approvazione è arrivato dopo la prima conferenza stampa, proprio il giorno dopo. Caspita. Bene, questo è per chi è interessato, non so se già lo sapete, noi abbiamo delle pagine di autorice, anche Virgo in realtà, molto ben fatte, ma LIGO insieme comunque anche a colleghi Virgo, una cosa che si fa insieme, a questo Open Data Science, dove voi se cliccate su queste iconette potete proprio prendere i dati, ve li potete graficare, quei disegnetti che io vi ho fatto,
del segnale degli uccellini, ecco, lo potete graficare per i vari buchi neri e per la coalescenza. E ci sono istruzioni su come fare, ci sono informazioni sui rumori, c'è veramente molta documentazione. E poi c'è anche la collezione proprio di tutti gli articoli. Quindi li trovate tutti, abbiamo, diciamo, pagato affinché fossero free per tutti quanti, perché sapete che le riviste si fanno pagare, cioè io non posso accedere a Physical Review Letters se non ho un accordo perché la mia università ce l'ha, no? Oppure non ho un abbonamento, mentre invece noi abbiamo pagato i diritti d'autore, diciamo, gratuiti, per cui voi li potete scaricare tranquillamente dal sito Laico, nonostante siano riviste tipicamente Oh, che dà, bello. insomma, protette. Ho Bellissimo. finito praticamente, abbiamo finalmente iniziato l'astronomia gravitazionale, in futuro si parla di LISA nello spazio, si parla in Europa di costruire un rivelatore che si chiamerà Einstein Telescope, ma si sta discutendo e che avrà bracci non più da 3 km, ma da 40 km, quindi molto più sensibile perché la lunghezza del braccio maggiore mi dà più sensibilità. In America si parla di una cosa che si dovrebbe chiamare Cosmic Explorer. E parliamo di anni veramente nei quali io personalmente sicuramente non starò più lavorando e non so bene dove sarò. E guardate questo disegno, questo è il mondo, diciamo, con noi al centro. E nel 2010 potevamo andare lontano, indipendentemente dai numeri, guardate un po' la scala, quel disegnino giallo, era quello che l'universo che potevamo vedere. E adesso diciamo che siamo qui, questo chiaramente è per certi tipi di segnali. E diciamo che nel 2020 speriamo di andare lì. Andare lì vuol dire che io copro un volume pazzesco. Quindi, cosa vuol dire? Vuol dire che se ho che posso vedere molti più segnali ogni anno. Adesso noi nel prossimo run ci aspettiamo di segnali tipo quelli che abbiamo visto adesso, la coalescenza di binarie, di vederne uno o due. Numeri così, di buchi neri un po' di più. Ma se andiamo più lontano le possiamo vedere molti di più e a questo punto possiamo cominciare a fare un sacco di fisica interessante. Io ho praticamente concluso, vi rubo solo un minuto per raccontarvi perché sono qui. Sono figlia di questa spedizione dell'Apollo 13 perché quando ero piccolina, avevo 10 anni all'epoca, ero perdutamente innamorata di Lovell, che era il capitano di questa spedizione, che tutti sapete sicuramente e forse perché Tomex. adesso avete visto il film. Questo è un estratto da un quadernino che avevo in cui scrivevo tutto, li seguivo e addirittura io ho scritto una lettera agli astronauti, mi hanno risposto, mi hanno mandato la foto con l'autografo che ho ancora conservata e ancora mi ricordo che ho pianto quando ho ricevuto la lettera e insomma, e poi 45 anni dopo ho ricevuto il Breakthrough Prize per le osservazioni di onde gravitazionali. Settimana prossima, cioè questa settimana, dopodomani comunque sarò a Stoccolma per festeggiare il Nobel. Insomma, ho avuto un sogno e l'ho realizzato e il mio augurio è quello che tutti possano realizzare il proprio sogno. Finisco qui, vi lascio solo con questa, solo per dirvi che, ma voi fate parte di questa associazione, quindi sicuramente siete in sintonia su questa linea, indipendentemente dalle ricadute tecnologiche, sociali. Io penso che noi sono d'accordo con Dante, con Ulisse. Io penso che noi, insomma, dobbiamo veramente non negarci l'esperienza di andare a vedere quello che c'è al di là del sole, anche, e questo è quello che noi abbiamo fatto. Anche se come Ulisse si è fatto legare sulla nave, noi siamo legati, no, ai nostri strumenti, ai nostri computer, ai posti di lavoro, alle cose che non capiamo, no? E quindi facciamo molta fatica, però alla fine ne vale la pena. Beh, Vi infatti non so ringrazio se perché l'ora avete. tarda, mi dispiace di essere No, andata no, così guarda, lunga. dopo una settimana che sentiamo soltanto superlune, ci voleva una serata di questo tipo. E, tra l'altro, ti posso rubare 2 minuti Come per. no, io ripeto, io sto in ufficio che è il mio ambiente naturale, quindi sto benissimo. Allora, chiede l'amico Giuseppe Tornesello, se ho capito bene, quanto più dura un segnale, più le masse sono piccole, ma la larghezza di banda in Hertz del segnale cosa ci dice? Allora, innanzitutto questo è verissimo, infatti io l'ho detto, e però è vero per questo tipo di segnali, eh? Stiamo parlando di due stelle di neutroni o buchi neri che sono alla fine della loro vita, quindi hanno orbitato uno intorno all'altro magari per milioni di anni, avvicinandosi, 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 e poi finalmente sono agli ultimi istanti di vita,
quando iniziano a emettere appunto onde gravitazionali più forti e finalmente si scontreranno. A questo punto è assolutamente pertinente la domanda, perché io l'ho detto in maniera un pochino semplicistica, il fatto che duri più tempo significa proprio questo, che sta più tempo in banda, ossia che si fa una banda di frequenza maggiore, ossia quel tempo che io vi ho dato, vediamo se riesco a tornare alla slide facilmente, quel tempo che io vi ho dato è il tempo che il segnale ci mette a passare da 30 Hz fino alla massima frequenza alla quale poi avviene la quiescenza, che in certi casi è 300 Hz, in certi casi è 500, non so se lo riesco, aspettate, ecco, era qua, io questo qui non l'ho fatto vedere, per una delle cose che ho saltato, ed è prima infatti di quella tempo. Questo qui, per esempio, guardiamo questo. Allora, questo qui è rappresentato diversamente, questa è la frequenza e questo è il tempo. Questi sono 30 secondi, questo è zero, quindi diciamo non è veramente il tempo al quale si scontrerà, ma ci siamo quasi. Quindi in 30 secondi questo segnale è passato da 30 Hz a 500 Hz. E il segnale invece, quello dei buchi neri, quello che vi ho fatto vedere nell'altro filmatino, che quindi sono masse molto più grandi, aspettate che ci vado, eccolo, questo che ho visto in questo filmatino, è passato sempre da 30 Hz a 512, ma insomma 500 Hz in mezzo secondo. Vedete, questo è mezzo secondo. Quindi effettivamente leghiamo il rumore, quella durata appunto in realtà intendeva proprio questo, è la durata nella banda del rivelatore e quindi più dura e più frequenze andiamo a vedere e contemporaneamente abbiamo più tempo per inseguirlo e quindi diciamo per seguirne le caratteristiche. Non so se c'è qualcuno, forse la persona anche che ha fatto la domanda, abbastanza esperto da seguire quello che dico in questo momento, mentre con i buchi neri che si sono diciamo scontrati che si sono scontrati a masse grandi, noi veramente abbiamo visto la fase di scontro, non solo, abbiamo visto la fase di scontro e anche dopo, ossia abbiamo visto di questo segnale la parte, quella del disegnino che si chiama in spiral, la parte di merger, quella di scontro e un pochino, non molto, ma un pochino anche quella dopo che si chiama ring down. Quindi del segnale abbiamo visto veramente le tre fasi, la terza un po' meno bene. Purtroppo delle due stelle di neutroni, quella che c'era in quel disegno che vi ho fatto vedere fino a 500 Hz, è praticamente la parte in spiral, arriviamo al merger quasi, ma non lo riusciamo a vedere. E non lo riusciamo a vedere perché innanzitutto quella curva va su molto velocemente, cioè lui passa da 500 Hz ai quasi 1000 Hz, dove poi si sono scontrati, cioè loro si sono scontrati a 1000 Hz. E in un tempo brevissimo, ma anche perché i rivelatori che abbiamo oggi, arrivati a 500 Hz, hanno una sensibilità che peggiora molto. E questo stava in un'altra delle figure, quella del giochino, forse non so se c'è, eccolo, questa qui. Non so se per questa figura i nostri rivelatori sono molto sensibili intorno a 100. Allora, il buco nero che era da queste parti, è partito da 30 e poi ha fatto mergere qui intorno a 500, eravamo qui, l'abbiamo visto bene. Invece la stella di neutroni che è partita da 30 ed è andata a fare il merger a 1000, effettivamente la sensibilità del rivelatore cominciava a essere peggiore e quindi non l'abbiamo visto tanto bene. Non so se ho risposto Sì, completamente alla sì, sì. domanda. È chiaro che ci sono tanti aspetti, ovviamente, che un pochino io nei quali un pochino ho semplificato, ovviamente. Però ripeto, poi sono a disposizione se qualcuno vuole Sì. Ma ulteriori chiarimenti, perché magari ripensandoci. ti saluto con l'ultima domanda, questa è una curiosità mia. Parlando con Paolo Pani, che conosci bene, Come allora, no? c'era stata dopo la prima detection. La convinzione, ok, è la prova provata che esistono i buchi neri, perché meno male tutti sappiamo che esistono, ma la prova inconfutabile sembra che non ci sia. Però Paolo mi diceva che neanche questo è la prova inconfutabile, perché comunque non si arriva al livello di discernere l'evento, l'orizzonte degli eventi. Sì. A oggi è così ancora o questi buchi neri sono conclamati anche ufficialmente? Ma in realtà la cosa, diciamo, ne abbiamo visti un certo numero, però chiaramente
di tutti quelli che abbiamo visto, lui ha perfettamente ragione. È quello che dicevo un pochino prima, no? Il ring down, quindi quello che poi ci si aspetta da un buco nero dopo il merger, non l'abbiamo potuto vedere abbastanza bene, oppure non l'abbiamo visto, perché comunque va a frequenze in cui la sensibilità dei rivelatori è peggiore, e soprattutto è un segnale molto più piccolo. Cioè, mentre la parte, diciamo, forse c'ho il disegno anche di questo, mi sa che da qualche parte l'avevo messo, no. Aspettate, ve lo faccio vedere. La parte, cioè, era una delle trasparenze che ho saltato. La parte, mentre parlo, la cerco. Di ring down il segnale diventa più piccolo. Ecco, è questo qui. Allora, questa parte qui è quella che si chiama in spiral, questa che corrisponde a queste patate volanti qui. Poi si avvicinano, qui c'è il merger. Quello che veramente caratterizza quel fatto che sia un buco nero, a parte la stima delle masse, che quella vi ho detto è corretta, è questa parte qui. Allora il segnale diventa molto più piccolo. A questo mi direbbe veramente che questo è un buco nero seguendo il modello. Ora, lui ha perfettamente ragione. Non avendo osservato completamente questa parte, potrebbe essere un oggetto esotico al quale non abbiamo pensato. Il punto è che uno tipicamente si muove per schemi, cioè io ho un modello che mi funziona e quindi credo a quello. Allora, il modello buco nero funziona. Io immagino che quella parte lì non l'ho vista, non perché non c'era, ma perché non ho abbastanza sensibilità per vederlo, e anche questo è ragionevole. Quindi credo a questo modello. Però posso anche essere d'accordo con una persona che mi dice: no, ma quello non era un buco nero, ma era un oggetto esotico diverso che non ha un orizzonte, perché non ha questa fase di ring down, perché tu non l'hai osservata. E io purtroppo ad oggi non gli posso dire. Non dico purtroppo, perché poi in fondo va bene così, anzi funziona così, però effettivamente ha ragione, quella parte non l'abbiamo osservata. No, Per ma era quanto convinto anche riguarda la... lui sulla natura di buco nero, soltanto che ha detto Sì, no, a cavillando. che punto poi è... Ma io ci sono tante cose che ovviamente ancora, nonostante ne abbiamo visti un certo numero, non si sono caratteristiche dei buchi neri che non si sono ovviamente potute vedere. Bisognerà vedere più segnali. E cercare quindi effettivamente, magari per esempio, misurare questo famoso ring down sarebbe davvero, davvero una cosa molto importante. Quando prima scherzando ho detto c'è stato un personaggio famoso che si è offeso che non l'abbiamo citato, e il motivo è che lui voleva essere citato per un teorema famoso fatto sui buchi neri, perché diceva questa misura è una prova che il mio teorema funziona. E non dico qual è il teorema perché adesso non so, non mi va in un contesto troppo così magari di parlare, anche se non c'è niente di male in effetti. E noi abbiamo semplicemente risposto, noi in realtà non l'abbiamo potuto verificare, cioè noi sappiamo che sono buchi neri e che la teoria fino al punto in cui abbiamo fatto la misura funziona, quindi ragionevolmente anche il suo teorema funziona, però non è che direttamente l'abbiamo potuto vedere. I buchi neri, poi un'altra cosa, i buchi neri non hanno capelli, quindi il buco nero effettivamente non ricorda null'altro che non sia praticamente la massa di partenza in sostanza, quindi non lascia altre informazioni. Ma in effetti non sappiamo, questo non è il teorema di cui parlavo, questa è un'altra caratteristica. E in effetti anche questo noi non sappiamo, come hai detto tu prima, c'era qualcuno che ha detto che ha visto qualcosa e noi pensiamo che non sia vero. Però se uno crede che è stato osservato qualcos'altro, può anche in qualche modo rivedere un modello. E che di solito si va avanti così. Se uno ha un modello che veramente funziona e funziona sotto tanti aspetti e sotto tanti punti di vista, effettivamente abbandonarlo per uno esotico è complicato. Cioè, io prima di abbandonare, di non credere in un buco nero, devo veramente vedere qualcosa in cui il ring down non c'è, ma io so che non c'è non perché non potevo vederlo, ma perché veramente non c'è. Perché altrimenti con la teoria si può fare di tutto. Io adesso sto vedendo veramente modelli di tutti i tipi per le emissioni dei gamma, perché io adesso posso vedo i dati e posso farli fittare, non dico con qualunque cosa, ma quasi. Però la teoria di Paolo è molto interessante, questo lo dico. Sì. Non perché è amico mio, ma è vero. Va bene, via, è mezzanotte ora che ti mandiamo a casa. Ah, no, bene, ma mi dispiace che forse sono andata lunga e che poi parlando di queste cose io mi scuso perché a me è vivamente la mia vita, No, quindi che ti piacciono molto. scusi, noi Quindi magari affatti mi figurati. dilungo, no, non riesco a restare sul minuto per slide perché poi ci sono tante cose da raccontare e da dire, vengono in mente, forse No, uno no, divaga un no, pochino, ma quindi spero di non avervi tediato troppo. è stato un piacere, anzi.
Ti ringraziamo. Bene, Poi ci sono tante ti cose che potremmo ringrazio. affrontare con te, quindi magari poi torneremo, Certo, sì, no, ma ripeto, soprattutto sono a disposizione per eventuali domande tardive, nel senso se qua qualcuno viene in mente una domanda domani, se me la mandate, posso sia rispondere, Perfetto. sia eventualmente proviamo un'altra volta di rivederci solo per rispondere a Va domande. benissimo, voi Va scrivete a bene, noi come volete voi. info@astronomiamo.it, fate domande, noi le giriamo. Poi metteremo a disposizione, se possiamo, chiedo un po' Certo. il materiale che abbiamo mostrato, se possiamo Sì, come metterlo a no. disposizione. Va benissimo. Certo. Va Dai, bene. grazie mille. Grazie infinite a voi. Alla Grazie, prossima. grazie. Ciao. Ciao, ciao.